Giorni di freddo, giorni di neve, giorni di bora, questo invece è anche l'ultimo giorno per quanto ci riguarda di campagna elettorale da seguire con i temi politici prima del voto di domenica. Domani infatti ci sarà il silenzio elettorale. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Dunque in questa mattinata saremo di nuovo in compagnia di tre ospiti. Nella prima parte ve li elenco in ordine proprio temporale. Saremo in compagnia innanzitutto di Fabio Scocimarro, che è segretario regionale di Fratelli d'Italia, candidato al Senato con Fratelli d'Italia. Poi saremo in compagnia del dottor Walter Zalucar dell'Associazione Costituzione 32, a seguire Serena Pellegrino di Liberi Uguali, anche lei candidata al Parlamento. Questi gli ospiti, come detto, domani mattina, oltre allo spazio consueto con il maestro Pilat, non tratteremo temi politici, proprio per questa giornata che precede le elezioni, questo silenzio elettorale, che dunque poi condurrà a domenica, giorno delle votazioni. Da lì poi, da domenica, ma più facile parlare dalla prossima settimana, da lunedì e martedì, si ragionerà non soltanto sugli esiti degli scrutini, ma poi anche sulle prossime votazioni, che saranno quelle regionali del 29 aprile, dunque fondamentalmente una campagna elettorale che avrà un continuum fra il Parlamento e le regionali, per quanto riguarda ovviamente Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere adesso le notizie del quotidiano locale Il Piccolo, poi seguirà la pagina meteo. Città imbiancata, oggi torna la bora, regge il piano neve, strade percorribili e disagi limitati, criticità sull'altopiano. Leggiamo da questa notizia, con tanto di statua di Saba con la neve sopra il cappello, che è un po' anche col sorriso, vediamo proprio per capire quanta neve è caduta anche in città e non soltanto in Carso. Candidati e partiti, ultimi appelli, come da premessa si chiude la campagna, Mister Italy spinge Illy, Berlusconi, Tajani, Premier. Ancora notizie, il sedicenne deceduto, il rombo della moto, delle moto per l'addio al nostro Jack, risveglio imbiancato, no chiedo scusa, questa è la notizia della neve, questa invece è notizia di cronaca dell'incidente stradale che poi si è rivelato mortale per un ragazzo di 16 anni che ha dunque perso il controllo della propria moto in Viale Miramare e purtroppo ha perso la vita. Alloggi e hotel super lusso nei magazzini Green Sesam, Porto Vecchio, ancora notizie che provengono dalla parte alta del giornale. Tornando invece al centro, la foto, Varzila sforna Bagnoli l'elica dei record, partirà via mare per Singapore. Vediamo proprio in questa immagine l'importante struttura, la grande elica che è stata fabbricata, la più grande, si legge, mai fabbricata da un sito della multinazionale finlandese. Varzila sarà spedito poi via mare da Trieste a Singapore, dove sarà installato nella piattaforma semisommergibile in corso di preparazione nel cantiere Jurong. Leggiamo ancora notizie politiche del 2018, Saracchiani nei rioni, Deborah Ghelafemo. Reportage, una giornata con. In Italia bastano 5 cm di neve per mandare in tilt il sistema ferroviario di un intero paese, ma Deborah Saracchiani è una locomotiva che spinge tutta forza anche col meteo avverso. Le prime righe di questo articolo di Diego D'Amelio. 5 Stelle, l'inutile assedio al Quirinale, scrive Sergio Bartole, invece europeisti che si alleano con gli anti, scrive Roberto Castaldi, sotto il titolo Contraddizioni, restando sempre sulla politica. Il calcio, quindi siamo anche allo sport. Stasera Roccola Triestina trova l'insidioso Bassano, in questa immagine il calciatore Mensa, mentre il basket, Final Eight Taiesi, Alma Tortona all'ora di pranzo. Chiudiamo con Università in bilico tra sapere e potenza, scrive Pieraldo Rovatti, e poi il personaggio Io, profuga d'Africa, racconto l'Abissinia, in questo articolo di Silvio Maranzana, con il racconto di Rosaria Coniglio, 84 anni, che dunque parla della sua infanzia in Abissinia. Questa è dunque la prima pagina del quotidiano locale
Il piccolo, noi vedremo anche tra poco la pagina che si occupa delle notizie del Messaggero Veneto e del Corriere della Sera, una breve pausa pubblicitaria, rientreremo tra poco con le notizie meteorologiche. Di nuovo in diretta, venerdì 2 marzo, adesso andiamo a dare uno sguardo alla pagina meteo con la situazione che illustra il sito dell'Osmer del Friuli Venezia Giulia. Una vasta depressione interesserà nei prossimi giorni l'Italia, favorendo l'afflusso di quota di correnti sud-occidentali che a tratti saranno molto umide. Venerdì la presenza di un minimo barico sulla Corsica provocherà un afflusso di correnti nord-orientali nei bassi strati. Per oggi, venerdì 2 marzo, cielo in prevalenza coperto con precipitazioni sparse, più probabili nella seconda parte della giornata, in genere deboli, localmente moderate a est, neve inizialmente oltre i 300 metri circa, in innalzamento fino a poi 600 metri circa. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora da moderata a sostenuta, probabile formazione di ghiaccio al suolo in provincia di Trieste oltre i 200 metri circa, possibile però anche neve nelle valli e sulla zona pedemontana, temperature minime meno 1 più 2 gradi, massime fra i 2 e i 5 gradi centigradi. Da Trieste prima leggiamo neve in città, nessuna chiusura delle scuole e situazione in miglioramento. Dunque non c'è una disposizione per la chiusura delle scuole che restano aperte e dunque a regime qualsiasi tipo di attività senza aver l'interruzione proprio delle attività scolastiche. Se poi la situazione peggiorerà, ma ormai sono le 7:10, quindi difficilmente si potrà scegliere una chiusura all'ultimo momento. Ve ne daremo comunicazione, ovviamente lo apprendiamo anche noi dalle fonti dirette. Intanto vediamo la situazione di ieri, proprio della neve in città, con il servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale. Questa Trieste collabora dall'obelisco di Opicina, questa Trieste dal medesimo punto d'osservazione con la neve. Stesso parallelo dal Molo Audace, ecco uno dei simboli della città con raffiche a 120 all'ora e lo stesso molo, oggi con la nevicata in stile bianco Natale il primo giorno di marzo. Previsioni perfettamente rispettate, in barba a chi diceva che l'allarme neve era rientrato. Prima conseguenza diretta sulla circolazione è la chiusura della parte alta di via Bolomea. Per evitare sì, incidenti, problemi di traffico. Scendendo da via commerciale, poi situazione perfettamente regolare con automobilisti tutti cauti con il piede sull'acceleratore in versione quanto mai soft. Proseguendo poi dopo Campo Cologna in discesa, questo è lo scenario fra tetti e viabilità. Questi alcuni marciapiedi nella zona di via commerciale. Scendendo ancora, ecco una signora previdente, contiamo apprezzata fra i condomini, all'opera per la salatura homemade dell'area parcheggio di una viuzza laterale. Sì, perché sennò qua non ci muoviamo, essendo privata non vengono a pulirla, giustamente. Cambiando completamente zona della città, questo è lo scenario alle 10:15 di stamani nel parcheggio dell'ospedale di Catinara, tutto regolare e viabilità garantita anche dalla costante salatura delle arterie, in particolare la rampa d'accesso del pronto soccorso, per la quale ovviamente un occhio di riguardo. I fiocchi di neve, ora dopo ora, si fanno più corposi e attorno a mezzogiorno le rive di Trieste regalano questa fotografia. In molti si sono riversati sul Molo Audace per una passeggiata, qualche scatto con l'onnipresente smartphone per catturare un'istantanea della neve in riva al mare. E l'entusiasmo dei più giovani è sempre quello che colpisce di più. Ciao, com'è Piazza Unità con la neve? Bellissima! Già è bella senza, con la neve è ancora più magica. Esatto. In coro anche hanno detto bellissima queste ragazze Piazza Unità biancata dalla neve. Andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero Veneto, poi vedremo anche l'interno delle pagine del Piccolo. Dunque, lavoratori con stipendi stracciati, la denuncia dei consulenti, contratti non conformi, sospesa una cooperativa. Questo è il titolo di apertura del Messaggero. Segue poi Cecotti che tuona, 20 anni di nulla, l'ex presidente della regione, dopo di me i politici hanno distrutto il Friuli, afferma al Messaggero Veneto l'ex presidente della regione e sindaco di Udine, Sergio Cecotti. Altri titoli, rischio d'uscita dall'Unione Europea e dall'Euro, scrive Roberto Castaldi, la campagna elettorale italiana offre sempre più alcune anomalie che meritano di essere analizzate. E poi un Parlamento che ci salvi, invece,
Articolo a firma di Giovanni Bellarosa. Cosa ci si augura dopo il 4 marzo? Prima di tutto una ripresa più forte per dare speranza di lavoro ai giovani e anche sicurezza. Austria, alle urne anche in Carinzia per eleggere il governatore. Seguono poi altre notizie. L'inchiesta, sotto esame un istituto di controllo per i falsi prosciutti DOP. La foto al centro del Messaggero, il rogo a Santa Maria la Longa, distrutto un casolare dell'Ottocento, paura per un uomo che non si trova. Queste le foto del rogo divampato l'altra notte in un casolare, dunque a Ronchettis di Santa Maria la Longa. Ancora dei titoli, c'è il commissario per la fusione, Pordenone invece ricorre per quanto riguarda la Camera di Commercio unica e continua dunque la vicenda che le vuole accorporare, ma non tutti sono d'accordo. Poi la cronaca, dramma in ufficio, muore a 35 anni di fronte ai colleghi a Udine. Un malore improvviso ha portato via Gianluca Gobbi, 35 anni, programmatore informatico di Tarcento e dipendente della Tech Friuli di Tavagnacco. A Tricesimo, una cassiera rubava da Media World ed è stata condannata. Per chiudere con teatro e biblioteca, donato alla città il lascito Castiglione. Queste le notizie della prima pagina del Messaggero Veneto, poi durante la mattinata vedremo anche le pagine interne per dunque dare uno sguardo ai titoli che sono proprio presentati nella giornata di oggi. Torniamo a parlare di notizie delle prime pagine, lo facciamo con il Corriere della Sera. Berlusconi lancia Tajani, intervista a Gentiloni, no ai populismi, è un voto decisivo, l'Italia rischia. Riguardo le elezioni, il Presidente del Parlamento Europeo accetta la candidatura di Forza Italia a Premier. In questo titolone di politica che mischia un po' le decisioni all'interno dei vari partiti, c'è anche il Movimento 5 Stelle, Di Maio, ecco i ministri, un caso quello della scuola, polemiche, Grillo, finita l'era del vaffa. Ancora su questo argomento, scende il debito, risalita del PIL, Istat, più donne occupate e poi mai intese con PD o Movimento 5 Stelle e poi vigilerò su Silvio a colloquio con Matteo Salvini che ha rilasciato queste dichiarazioni. Quattro priorità, un'agenda per partiti smemorati, articolo scritto da Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, che rappresenta l'articolo di fondo del Corriere in questa edizione del venerdì 2 di marzo. Poi storie volte, il reporter ucciso, la pista dell''Ndrangheta in cella, 7 italiani. La vignetta di Giannelli con la satira, Berlusconi promette aiuti alle persone anziane, caspita come passa il tempo, sono già invecchiate le Olgettine, questi due signori che sono a colloquio, e questa è la satira di Giannelli quest'oggi. La foto invece che vedete rappresenta Vladimir Putin, la sfida nucleare di Putin, nuovi missili, noi invincibili. Il leader russo agli Stati Uniti, ora ci ascolterete, i dubbi di Washington. Vladimir Putin ha infilato gli armamenti nucleari nell'urna. Quando mancano 17 giorni al voto, che secondo tutti i pronostici lo confermerà, nella carica di presidente, il capo del Cremlino ha tenuto ieri davanti alle due camere del Parlamento di Mosca uno dei suoi discorsi più bellicosi, leggiamo oggi dal Corriere. Stop ai tagli, accordo vicino all'Embraco, proroga a gennaio 2019, l'accordo è pronto, Embraco Whirlpool accetta di sospendere i licenziamenti e di prorogare la sua uscita dallo stabilimento torinese di Chieri al 1 gennaio del prossimo anno. La strage di Latina, sto male, ma il carabiniere non fu sospeso, fu lo stesso Luigi Capasso a fine novembre ad ammettere di essere in cura. Sto male, spiegò ai superiori, ma questo non fece scattare allarmi, nessuno lo sospese dal servizio. Chiudiamo con il titolo della rubrica di Gramellini il caffè, di male in seggio, con un gioco di parole che ben fa capire cosa si parla, di elezioni ma anche poi di ripercussioni che ovviamente avrà il voto sui vari aspetti della vita, la scuola, l'educazione, il sistema dei trasporti e quant'altro, un approfondimento all'interno poi dell'articolo stesso. Chiudiamo con la ricerca, l'albero genealogico più grande del mondo, all'interno della pagina 25 del Corriere. Poi tempi liberi,
Amelino Tombo, la mia vita, niente figli e non sopporto i gelosi, a pagina 31 all'interno dello stesso Corriere della Sera. Questi titoli della prima pagina noi andiamo a vedere adesso, sempre dalla pagina del Piccolo che abbiamo visto in apertura di mattinata, le notizie interne. Alla pagina 2, verso il voto, la battaglia decisiva tra europeisti e scettici, candidati a confronto su moneta unica, Schengen, integrazione e politica estera, Illy lancia gli Stati Uniti d'Europa, il Partito Democratico guarda i Balcani e il centrodestra si sfila. Questo il titolo, è il sottotitolo, anzi il titolo è il sommario di questo articolo. Poi Omero, si torni a parlare di scuola in Lizza per Montecitorio, nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, campagna urlata, pochi i contenuti. A fianco invece riconosciamo i volti di Massimiliano Fedriga, più strumenti a chi vigila sulla sicurezza, e di Riccardo Illy, larghe intese, ok, ma senza gli anti-euro. Questi due messaggi lanciati dai due candidati, rispettivamente della Lega Nord e del centro-sinistra, per non creare ambiguità, con il Partito Democratico, e le parole dei vari poi componenti degli altri partiti o movimenti, come Zoccano del Movimento 5 Stelle. I competitor ci temono. Il pentastellato dell'uninominale camerale di Trieste afferma: contro di me solo cretinate. In risposta alle notizie e anche al rumore che ha fatto la scoperta della sua tessera di Partito Democratico negli anni scorsi. Queste le parole di Zoccano. A pagina successiva invece l'approfondimento è sulla Presidente della Regione che ha girato la città e la Regione stessa per la sua campagna, il tour senza sosta del ciclone Debora, strette di mano nei rioni e incontri nelle aziende per la corsa macina chilometri dell'esponente PD. E ci sono proprio le foto in questa pagina di alcuni dei passaggi proprio della Presidente Seracchiani, un brindisi in bocca di lupo, in bocca al lupo, un caffè veloce al mattino, poi anche una brioche, immensa l'area Science Park di Patrigiano, poi la cerimonia nella sede dell'Unione degli Istriani e poi Seracchiani tra i banchi di frutta e verdura al mercato coperto di via Carducci. Queste le foto scelte in questa pagina. Nella successiva, che vedremo tra poco appena si caricherà, adesso arriva, nel frattempo 7:21 minuti, andiamo a vedere altre notizie, lo facciamo da Trieste prima, per quanto riguarda dunque la situazione stradale, grave incidente in via Giulia, scooter investe pedone, poi finisce contro un'auto. La neve in città, nessuna chiusura delle scuole, l'abbiamo detto poco fa, situazione in miglioramento. Infine bus elettrico Trieste-Capodistria di piazza, bellissimo progetto, innovativo in ogni senso. Noi ci colleghiamo ora invece con la sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti riguardo traffico, segnalazioni, viabilità e quant'altro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora la situazione, sì, come avete detto voi, è in netto miglioramento. In città, diciamo così, in centro città non ci sono problematiche, è tutto pulito. L'unica cosa, vista che questa notte un po' la temperatura è scesa, abbiamo mantenuto la chiusura della via Bonomea nella parte alta e la chiusura della via della Scala Santa. E in quanto stanotte abbiamo avuto problemi di ghiaccio e hanno avuto difficoltà perfino gli spazzaneve a passare, quindi manteniamo le chiusure finché appunto la temperatura non aumenta. Abbiamo avuto segnalazione di ghiaccio, quindi raccomando attenzione anche nella parte alta della via Forlanini, San Pasquale e Pasteur, hanno segnalato formazioni di ghiaccio, chiaramente siamo già al lavoro con la CEGAS per verificare la situazione, e anche nella parte alta della strada per Longera, nella parte in pavè. Quindi ci possono essere anche delle deviazioni per queste località per quanto riguarda la Trieste Trasporti e gli autobus. Benissimo. Altre cose non ci sono. Perfetto, grazie allora, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buongiorno a tutti. Proseguiamo, andiamo alle pagine interne del Piccolo, nella sezione cronaca di Trieste, alberghi, uffici e abitazioni dell'Axe nei 5 magazzini Green Sesam. Accelerazione in vista per la vendita della cittadella attualmente in concessione alla società, operazione da 200 milioni, l'annuncio del sindaco di piazza, accordo quasi chiuso, Maneschi è prudente, riunioni fiume,
in questi giorni in municipio per concludere l'intesa che, secondo il primo cittadino, arriverà nel giro di qualche settimana. L'ipotesi iniziale, anello da jogging e maxi area wellness. Ancora nel 2015, Vittorio Sgarbi e l'architetta triestina Barbara Fornasira avevano sviluppato per conto di Green Sesam una proposta per il rifacimento dell'area. Il progetto prevedeva la creazione di una passeggiata fronte mare con pavimentazione in pietra locale e una copertura a tre navate trasparenti di due viali, la creazione poi di una pista d'acqua di mare, un percorso per il jogging e un'area wellness. Questi progetti di 3 anni fa, vedremo poi come si svilupperà il tutto. Autobus elettrici fino a Capodistria, le novità, iniziativa lanciata da Petrol Slovenia, previsto l'utilizzo di fondi dell'Unione Europea e la partenza dei collegamenti tra il 2020 e il 2023. Prende forma il park sul terrapieno, stanziati 530.000 euro per realizzare 400 posti auto sopra ai vecchi binari, lo leggiamo in questo articolo. A Barcola porto 50 camion di ghiaia e faccio un mega parcheggio, annunciò il 12 maggio dell'anno scorso Roberto Di Piazza, immaginando 1000 posti auto poi ridimensionati a 400 sul terrapieno di Barcola. Neppure un anno dopo il progetto è diventato realtà. I 20 camion di ghiaia con cui seppellire gli storici binari del Porto Vecchio costeranno 530.000 euro, si legge da questo articolo del Piccolo. Andiamo avanti con le pagine. Città imbiancata, ma il piano neve regge, si evince da questo titolo. Strade principali percorribili e disagi limitati in centro. Qualche criticità in più sull'altopiano e oggi torna a soffiare la bora che già nei giorni passati ha battuto un po' tutte le parti della città e della provincia. Autobus a singhiozzo, durante la mattinata alcune corse hanno subito variazioni, vista l'impossibilità di raggiungere i punti più in salita, il comune è soddisfatto. Il vice sindaco Roberti parla di bilancio positivo dell'attività di prevenzione che ha coinvolto decine di uomini e di mezzi. Anche a Gorizia è attivo il piano di salatura, una salatura preliminare, e squadre e mezzi in allerta anche a Gorizia, dove non si ferma il piano di emergenza davanti all'arrivo della neve che ieri in tarda mattinata ha imbiancato anche l'Isontino. Vediamo poi alcuni punti della città che sono stati oggetto di neve. Il teatro romano che si colora di bianco sotto San Giusto, in piazza Unità spuntano messaggi d'amore proprio sulla neve frutto di qualche persona, e poi in via San Zaccaria qualcuno ricorda la data su un'auto, 1 marzo 2018, così resterà anche il ricordo di queste giornate di neve. Siamo a un'altra notizia, in questo caso però di cronaca, e non è una notizia piacevole perché si apprende proprio in via ufficiale il decesso del ragazzo che fu protagonista di un incidente in Viale Miramare, rombo delle moto per l'addio a Jack. Il padre dell'adolescente morto 12 giorni dopo lo schianto in Viale Miramare, funerale nel segno di una delle sue passioni, con proprio il rombo delle moto e dunque l'addio a questo ragazzo. Jack Benvenuti, nella foto del quotidiano riportato in un momento in cui era sorridente e felice, condoglianze ovviamente a tutta la famiglia. Niente buoni pasto a chi fa i turni di notte, lo ha stabilito il TAR respingendo il ricorso di alcuni agenti di polizia di frontiera sprovvisti di ticket. Gli agenti di polizia di frontiera che svolgono il turno dalle 23.55 alle 7.08 nelle sezioni di Rabuiese e Fernetti non hanno diritto ad usufruire dei buoni pasto. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale emessa dai magistrati Oria Settesoldi, Manuela Sinigo e Alessandra Tagliasacchi. I giudici si sono pronunciati in seguito a un ricorso, risalente ancora al 2015, presentato da 14 agenti di polizia, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Carbone. Ater e polizia intervenute in via Cumano, leggiamo da questo specchio ocra del giornale. L'Ater di Trieste interviene con il suo direttore Ius sul caso dell'allarme degrado denunciato da alcuni residenti nel complesso di edilizia sovvenzionata di via Cumano, piazzale De Gasperi. Ius specifica come l'insediamento sia entrato in esercizio nell'autunno 2012
e ospiti in locazione a canone sociale e ospita in locazione a canone sociale 180 famiglie. Singole criticità esistono: l'uso improprio di una scala di sicurezza e l'abbandono di carcasse di un motoveicolo, ma non inficiano, rileva Ius, in generale il livello di qualità della vita nel complesso. Con l'indispensabile collaborazione delle forze dell'ordine si è già intervenuti. Andiamo a vedere ancora una pagina del quotidiano con le notizie che vengono riportate. Il palazzo dell'Auschwitz, Mariotto nominato direttore sanitario, questo dal palazzo dell'azienda sanitaria. Il manager regionale assume l'incarico lasciato da Fra Giacomo. Priorità alle relazioni interne, alla comunicazione con gli utenti. Queste le notizie. Sottolineato il ruolo importante dell'università nella valutazione scientifica delle tecnologie di volta in volta introdotte. Decolla poi al Maggiore il laboratorio di analisi per Trieste e Gorizia. Il percorso di integrazione prevede standard comuni per la qualità degli esami, nessun cambio di abitudini per i pazienti. E noi ci fermiamo ora per la pausa pubblicitaria. Fra poco rientreremo in diretta in compagnia del nostro primo ospite. Ci vediamo tra pochi minuti. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste. Sono le 7:35-36 ormai minuti. Siamo in compagnia di Fabio Scoccimarro che, oltre ad essere coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, è candidato al Senato proprio con Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Buongiorno e ben ritrovato. Allora, ci sono un paio di notizie da poter approfondire. Innanzitutto c'è oggi una notizia sul Piccolo del bus elettrico, Sì. Trieste-Lubiana. Adesso andiamo ad aprire, Trieste-Capodistria, chiedo scusa. Anche Autobus Lubiana. elettrici, sì, il titolo è questo, però Sì. autobus elettrici fino a Capodistria. Iniziativa lanciata da Petro Slovenia, ha previsto l'utilizzo di fondi europei e la partenza dei collegamenti dal 2020-2023. Lei prima mi raccontava fuori onda, poi Sì. retroscena di come è partita questa Sì. idea. Ti ho raccontato dietro le quinte di questa iniziativa. Mi chiama quel giorno fa Boris Popovic, con cui tutti sanno che ho un rapporto splendido di collaborazione istituzionale prima, quando fui presidente della provincia e lui sindaco, e non essendoci vincoli di mandato, lui è rimasto tuttora sindaco dopo 17 anni, facendo molto bene peraltro. E quindi, leggendo le cronache politiche, Boris Popovic, che appoggia la mia candidatura al Senato di Fratelli d'Italia, Boris Popovic, che è senatore a Lubiana anche, oltre che sindaco, e mi fa: guarda, leggo le polemiche in Italia, ma dove siete? Mettete le lancette della storia indietro di 70 anni, leggo fascismo, antifascismo, no? È ora di finirla. No? E dico: guarda, Boris, sfondi 10 porte aperte. Un colpo solo. Esattamente, perché secondo me tutti questi argomenti sono interessanti, per amor di Dio, ma li possiamo organizzare, come bene è stato fatto al Teatro Verdi, magari con Mieli, che è un ottimo relatore, anche se di sinistra, ma è onesto intellettualmente, e andare a vedere quali sono state le problematicità del secolo scorso, ed è una cosa molto interessante. Ma argomento storico. Visto che viviamo nel 2018, forse è il caso di occuparci dei problemi della gente. Questo è quello che io e Boris Popovic ci siamo detti. Premesso questo, da tempo si parlava di un collegamento naturale fra Trieste e il suo entroterra, Istroveneto, Istria e non solo. E quindi, perché non con delle linee di bus diretti? Perché, in fin dei conti, città metropolitane italiane hanno delle reti ben più ampie. E allora si parlava di un collegamento diretto. È un po' complicato perché l'attuale legge regionale che andremo a cambiare e l'attuale regolamentazione non prevede che gli autobus, come li intendiamo noi, possano andare oltre il confine, bensì dei pullman veri e propri dove stai seduto e non c'è un po', non puoi stare in piedi tenuto così, Sì, sì, insomma, per sì, sì. essere chiaro. E quindi questo è il primo problema. E secondo è che è un bellissimo progetto quello del bus elettrici. Anche a Trieste ci sono stati in via sperimentale dei bus elettrici. Qual era il problema a Trieste? Che essendoci una flotta di 250 e più bus, caricare 250 bus in un giorno solo alla volta è impossibile. Addirittura alcune linee come la 20 che va a Muggia esaurirebbe anche il bonus delle batterie. Di conseguenza ha delle problematicità.
Al netto di tutto questo, comunque la Petrol, che è una delle più grandi aziende slovene e a partecipazione anche pubblica, ha proposto di finanziare interamente il progetto, andando a coprire eventualmente il 20% dei costi da parte della Comunità Europea, ma a prescindere dai soldi della Comunità Europea, la Petrol, che i soldi li ha, vuole finanziare. Mi chiama Boris Popovic e mi fa: troviamoci al Caffè degli Specchi, così facciamo un po' di pubblicità al nostro bellissimo sito in Piazza Unità, e troviamoci al Caffè degli Specchi e discutiamo con il presidente della Petrol. E così stabiliamo di avere un appuntamento alle 2:15 ieri pomeriggio al Caffè degli Specchi. Poi, per correttezza istituzionale, visto che siamo in Piazza Unità e il sindaco è a pochi metri, era giusto coinvolgere anche il sindaco di piazza, e così è stato fatto. Prima il sindaco Popovic ha fatto chiamare il sindaco di piazza e ci ha raggiunto il Caffè degli Specchi. Poi è nata la conferenza stampa che tutti voi sapete, da cui poi il con dovizia di particolare ha contato sul giornale, anche se poi, ripeto, il progetto è allo stato embrionale, perché le problematicità da risolvere sono molte. Qual è l'aspetto positivo di tutto questo rispetto ad altre iniziative? Che la Petrol paga. E la Petrol è una società, diciamo, a conduzione privatistica, ancorché a capitale pubblico. Va detto che in Slovenia, sono da Popovic in poi, sono molto veloci e molto snelli. Va anche detto che l'apparato, insomma, sloveno risente ancora di una burocrazia antica. Però io in questo sono ottimista. Quindi, da un caffè al bar è nato un progetto che poi è stato ampiamente mostrato, e i tecnici si sono incrociati con il presidente della Petrol. L'idea è ottima, problemi tecnici ce ne sono, ma di positivo qual è? Che noi per troppo tempo pensiamo che che ci sia ancora un confine arabuiese. Sì. Così non è, e Trieste, se vuoi anche ne parlerò, sarà anche oggetto del mio intervento oggi nella chiusura della campagna elettorale, Trieste si deve riprendere quello che è il suo entroterra, quella sua vocazione internazionale, e ricominciare a pensare in grande. E le prospettive ci sono, e fra l'altro una di queste, per pensare in grande, la vorrei anche esporre, se riusciamo anche a ricavare quel PDF che ti ho mostrato, ma magari ne parliamo, non vorrei mettere troppa carne al fuoco adesso, e vedere che le possibilità di rilancio di Trieste ci sono e vanno anche oltre l'autobus di linea, ma con progetti ben più ambiziosi. Adesso lo vediamo. Ecco la planimetria di cui parlavamo un attimo fa. Questo cos'è? Un terminal marittimo? Guarda, questo è, se riusciamo a inquadrarlo tutto, se riesci a rimpicciolirlo. Ora ci proviamo. Ecco, ancora? Ecco, vedete che c'è quella parte in giallo è una nuova costruzione che andrebbe sull'Adria Terminal. L'Adria Terminal è in scadenza di concessione, e si sa che andrà nel Porto Nuovo, nella nuova area che sta predisponendo la società Parisi. Di conseguenza, essendoci quella superficie libera, ed essendo che il Porto Vecchio è oggetto oggi, ne ho parlato anche col sindaco di piazza, fra l'altro, non è che ci siamo inventati le cose, ero al Propeller, che è il club degli operatori marittimi, ho sentito il sindaco e poi abbiamo elaborato questo rendering, questo disegno. Questo disegno prevede la stazione marittima con un pennello, con un molo lungo 500 metri, quindi enorme, nell'area del Porto Vecchio. Come fai a metterlo? Lo metti tagliando a metà la diga. La diga è lunga 1 chilometro e diventerebbe di 500 metri. In quell'area insisterebbe tutta una serie di servizi, fra cui albergo, e eventualmente, compatibilmente con le leggi che attualmente non sono ancora ben definite, ancorché il Porto Franco sia definito una legge nazionale, anche una sorta di duty free. Su quest'ultimo andiamo cauti, perché è possibile lavorare in quell'area senza pagare le tasse italiane, cosa diversa è vendere prodotti in esenzione di tassa. Però quello è l'obiettivo, il secondo obiettivo, il secondo step. Certamente un albergo come termine del crociere ci deve essere,
una stazione marittima degna di quel nome, in maniera che quando arrivano le navi non si debbano intasare le rive e portare via le macchine con i carro attrezzi, un grandissimo parcheggio già previsto anche dal comune di Trieste nell'area dell'ex terrapieno e zone limitrofe, quindi avremo un termine crociere importante con migliaia di per due maxi navi da 5.000 turisti, con la possibilità di mettere sul molo comunque anche delle navi più piccole, perché la lunghezza del molo è superiore alla grandezza delle maxi navi da crociera, quindi migliaia di turisti, con eventualmente un albergo, con un possibile centro non tanto commerciale, ma con i negozi possibilmente triestini che vendono i prodotti in quell'area, con i parcheggi, e far sì che la gente si possa fermare nella nostra bellissima città e non essere soltanto un punto di transito, e non un mordi e fuggi, ma restare un paio di giorni e, perché no, anche visitare le zone limitrofe. Quindi un progetto molto ambizioso, non è impossibile da realizzare. Anche questo, come quello del bus, ma che ovviamente è molto più grande e ambizioso, dimensioni diverse, certo. E può essere, secondo i portatori di interesse che ho sentito, essere anche questo finanziato interamente dai privati. Ah, ecco, infatti la mia domanda era: ma chi paga? Appunto, quella è la cosa. Alla fine tutto bello sulla carta, tutto affascinante. Ecco, quello che invece è importante è che in quest'area del Porto Vecchio, che ormai sappiamo che essendo demanializzata si possono fare dei progetti importanti. Io ho visto il progetto fatto dall'Ernst & Young, società di gran prestigio, ma purtroppo ha fatto un progetto che io lo reputo non all'altezza delle ambizioni della nostra città, e anche, permettetemi, forse fatto un po' frettoloso da qualche giovane ragazzo della Bocconi che ha fatto copia e incolla con Wikipedia e su alcune parti, sbagliando peraltro distanze e quant'altro. Io penso che quel progetto non sia all'altezza delle nostre ambizioni. Dica che il sole sorge la mattina e tramonta la sera, ma poi non c'è un vero piano strategico, non si dice chi fa cosa. Progetti come questo che ho illustrato io vanno sposati con tutto il resto, quindi spesso qualcuno fa una proposta come la che mi sono permesso di fare io, però poi bisogna vedere che si sposi con tutto il resto. Chiaro. Un piano strategico complessivo deve essere fatto quanto prima, e soprattutto non si può pensare di aspettare 20-25 anni come ha scritto la società che realizzando questo piano, peraltro in italiano. E quando portammo degli investitori stranieri anche da Dubai, questi si sono visti un piano di Ernst & Young in italiano e sono rimasti basiti, perché insomma il mondo non si ferma a Monfalcone. Abbiamo una telefonata, Oduino, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutte e due. Buongiorno. Sono Marco di Sito, sono giusto. Marco, la voce è riconoscibilissima ormai. Ahimè, sì, sono anche in panetteria e mi riconosco anche là, c'è veramente, ma non puoi più fare gli scherzi telefonici, non puoi. Sì, ma non mi ha fatto neanche sconto sul pane, mi ha messo qualcosa del più. Ecco. Vabbè, dai, scusami le battute, vado in velocità perché volevo solo dire due o tre cosette così. Intanto entusiasmante quello che stiamo vedendo allo schermo, perché veramente una bellissima idea, complimenti. Speriamo che vada in porto perché è eccezionale. Boh, questa è un'opinione personalissima. Poi volevo dire due o tre cosette. La prima, che sollecito tutti i politici triestini che vogliono bene a Trieste, sottolineando che c'è il famoso milione fatto arrivare da Russo per la società di scopo per il Porto Vecchio, sarebbe ora che questa società venga messa in atto, perché ci vuole un coordinamento evidentemente sul tutto. Vedi anche comunque appunto cosa vuol fare Maneschi. Proprio vicino, perché ci dovrebbe essere appunto qualcuno che coordini il tutto. Poi volevo aggiungere due cosette e poi fare la domanda a Scucimarro. Sì. Per quanto riguarda appunto quello che diceva, bellissima idea dell'autobus elettrico, voglio ricordare che c'era già un progetto, ma parliamo del 2003-2004, vado a memoria, che si potevano prendere fondi dell'Europa per fare una specie di metropolitana leggera nell'ambito appunto della Venezia Giulia e di Capodistria. Sarebbe il caso che il comune o la regione, chi sarà in regione, vada a vedere se si può portare avanti
questo progetto misto, magari prendendo qualche milione. Poi un così solo dico ancora una cosetta. Io, dato che Scocimaro è un esperto, perché è da anni che sa come funziona testa e trasporti, voglio ricordare sempre questa benedetta regione, sapete che noi l'abbiamo tantissimo, che bisognerebbe andare da chi di dovere segnalando il fatto, dato che è un problema di chilometraggio, che la regione mette sempre le zeppe dicendo noi diamo i soldi per chilometraggio diciamo cittadino ex provinciale, che il Porto Vecchio con 65 ettari implementa il chilometraggio della città, per cui la regione dovrebbe ridisegnare la mappa dei finanziamenti, perché a tutti gli effetti Trieste si è allargata. Chiudo con l'ultima domanda semplicissima a Scocimaro, cattivella, ma non nel senso buono, se ci dovesse essere il ciuccio, cosa farà Fratelli d'Italia? Una domanda semplicissima, grazie e buon lavoro a tutte e due. Ciao. Grazie, grazie, buongiorno. Grazie Marco. Allora, ha ricordato giustamente la società di scopo per il rilancio del Porto Vecchio e quello aspettiamo, anche correttamente forse non è stato fatto iniziato prima, perché andando a cambiare molto probabilmente la geografia regionale, certamente quella nazionale, ne parleremo dopo, è comunque probabile, e quindi voglio dire, forse è il caso poi vedere quali saranno gli interlocutori successivamente e quindi che amministratori anche andare a proporre, posto che per quanto riguarda l'autorità portuale nessuno si mette a discutere l'attuale presidente, che molto bene fa, e quindi al di là dello schieramento destra e sinistra, quando una persona vale deve continuare a lavorare e lavorare bene, anche perché i risultati ci sono e qua siamo d'accordo tutti. Una volta tanto, no? E invece per quanto mi riguarda invece sono sempre stato molto propositivo e ritengo che tutti i progetti per Trieste, come questo, come quelli che abbiamo visto prima e come ha detto giustamente Popovic, devono saltare il fossato dell'appartenenza politica ed essere condivisi da tutto. Questa società di scopo, con i soldi che lei correttamente ha detto ha messo da un senatore del centro-sinistra, a cui abbiamo detto che ha fatto bene, quindi nessun motivo, noi prenderemo questa iniziativa, la porteremo avanti e la sposeremo con tutte le altre iniziative che abbiamo e che sono iniziative di centrodestra, di destra per quanto mi riguarda, però questa va bene così e andremo a portare avanti questa società di scopo. La società di scopo deve fare una cosa principale, secondo me, poi è la mia opinione personalissima, deve fare un piano strategico con tempi brevi e andare a promuovere quel tipo di gare, project financing, come si dice in inglese, a me non piacciono i termini, abbiamo una bellissima lingua italiana, e portare i finanziatori. Per questo progetto del terminal crociere, ripeto, mi risulta che ci siano degli importantissimi finanziatori che vorrebbero fare una cosa di questo tipo. Li mettiamo in gara e vediamo quello che fa il progetto migliore per la città, per la città. Idem, ben venga Popovic con il presidente della Petrol, che tutti ben conosciamo andando a fare benzina spesso oltre il confine, perché costa meno. Altro problema dolente che Fratelli d'Italia ha messo sul piatto del proprio programma: non ci devono essere differenze di prezzo e di tassazioni fra paesi contigui. E quindi bene che vada avanti questo progetto, come tutti gli altri che ha detto Marco, nel campo del trasporto pubblico e non solo. La metropolitana leggera sinceramente la vedo bella, affascinante, ma in questo momento non penso nel breve si possa fare un'iniziativa di questo tipo. Oddio, magari qualcuno mi smentirà e può essere fatta. Ben venga tutto quello che produce ricchezza e va a vantaggio del territorio. Per quanto riguarda invece il discorso del trasporto pubblico e del chilometraggio, ai noi, Trenitalia, società pubblica, ha ricorso contro la regione e contro le quattro società pubbliche del trasporto, bloccando tutto e quindi dando un danno alla città, alla regione, nel senso delle quattro province, degli abitanti delle quattro province, alla regione stessa come amministrazione, perché l'hanno impugnato davanti al TAR. Siamo nel secondo grado di giudizio, ci può essere anche l'opportunità da parte del magistrato di invalidare la gara. Io non credo, sono ottimista, penso che chi ha vinto, cioè le quattro società della nostra regione, compresa Trieste Trasporti, che ne è la capofila, lasciatemelo dire con orgoglio, dei triestini, e vincerà la gara, verrà confermata la vittoria della gara e a quel punto si può comunque andare a chiedere anche, nel caso ci fosse, ben vengano
l'apertura del Porto Vecchio per, affinché gli autobus entrino dentro, una differenza di chilometraggio, posto che anche in gara c'è scritto che delle differenze di chilometraggio ci possono stare. Quindi non mi preoccuperei dei chilometri se la città dovesse aprirsi a quell'amplissima superficie che è il Porto Vecchio. Ben vengano questi problemi, vuol dire che avremmo fatto già le costruzioni e vivrebbe già il Porto Vecchio in tempi brevi. Io purtroppo ricordo che ero piccolino e, come vedete, non è che sono più un ragazzino, quando si parlava di fare la fiera dentro il Porto Vecchio, a fianco del Porto Vecchio nel terrapieno. Ero veramente bambino, passavano gli anni, poi andavo a far canottaggio lungo la diga, e dentro il Porto Vecchio si andava a correre con i vigili del fuoco e vedevo questi capannoni sempre che cadevano, sempre peggio. Sono passati decenni, ormai mio figlio ormai ha più o meno l'età di quando ho saputo io quella notizia, mi auguro che mio figlio tredicenne non debba raccontare ai nipoti quello che io sto raccontando oggi rispetto al Porto Vecchio. Sono ottimista che questo non avverrà. Inciucci e poi hai telefonato. Vero, Inciuccio. Inciuccio e Giorgia Meloni e tutti i candidati al Parlamento, sia la Camera che il Senato, sono ritrovati due domeniche fa a Roma, al Cinema Adriano, e abbiamo tutti sottoscritto un documento, quindi con firma autografa, che noi non tradiremo il mandato degli elettori, che noi rispetteremo il programma che ci siamo dati e che non ci saranno inciucci. Se dalla maggioranza delle urne, ma dai sondaggi più o meno segreti che girano, il centrodestra dovrebbe essere maggioranza parlamentare, non maggioranza assoluta, ma maggioranza parlamentare con questo complicatissimo sistema elettorale, se così dovesse avvenire, allora il problema non si porrà. Nel caso non ci fosse questa opportunità, Fratelli d'Italia non parteciperà a nessuna coalizione allargata, men che meno con il PD. Quindi nuove elezioni. Questo sistema elettorale Fratelli d'Italia non l'ha voluto, non l'ha votato, e Giorgia Meloni l'ha detto più volte in tutte le trasmissioni possibili e anche per iscritto, è per le preferenze. Questo sistema elettorale non ti dà la preferenza. Anche a casa chi ci ascolta deve sapere che per votare voi dovete mettere solo una bella croce sul partito che vi rappresenta, e auspico che sia Fratelli d'Italia. Ancora una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Eccoci. Pronto, buongiorno, Bruno qua. Prego. Caro Bruno, ciao. Ah, buongiorno Presidente. Volevo dire che per quel che ha detto lei che Trenitalia Gari Corso, no? Sì. Trenitalia non fa dispetti, no? Lei la sa benissimo per il suo excursus pubblico, che sta nel diritto della ditta a poter ricorrere e nell'ordinamento giuridico amministrativo si è permesso, no? Dopo sarei giudici, dove che noi abbiamo piena fiducia nella giustizia italiana, sarà la giustizia italiana che decidi, no? Come sempre, no? Ecco. Dopo volevo dirvi, no? Per quel che riguarda adesso sul giornale alberghi e case, alberghi di lusso e case di lusso. Allora, è Russo che demanializza quel terreno del Porto Vecchio, addirittura lui ha detto potremmo farla dei mega yacht, no? Che vengono dei mega yacht, no? Ecco. Allora, quelle case che vengono fatte in quegli alberghi sarà deluso, no? E quindi le case sarà deluso, perché un che smonta dal mega yacht e gavarà vicino la casa deluso. Oppure si è previsto anche che l'ater potrà far case dell'ater, no? E quindi là potessimo avere un notevole sviluppo per le case popolari, perché praticamente 4.000, 5.000 che se fuori la lista dell'ater, no? Quindi là l'ater potessi essere, insomma, fare 6 case dell'uso, cioè 6 case dell'ater e magari 2 casette dell'uso, no? Con 2 mega yacht, no? Così, ecco, ma queste sono battute, no? No, insomma, dopo lo spiego. Mi ne parla che sarà, adesso, sarà là, che c'è una zona appetibile e là sarà per chi che ga con buona pace dell'ater, perché logicamente mi succede 200 milioni, sarà ditte private e quindi, boh, lasciamo stare. Dopo volevo dirvi un momentino, qua a Trieste si è venuto Gasparri che aveva parlato con l'associazione degli esuli, no?
e che aveva detto che si adoperava in sede nazionale per i beni abbandonati. Ecco, allora volessi nella riunione che avevi fatto a Roma che non si dimentichi dei beni abbandonati degli esuli, no? Che sarebbe importante questo, no? Ecco. Dopodiché chiudo sul giornale Cecotti che dice 20 anni di nulla e praticamente il Friuli è praticamente alla fame. Presidente, lei la sa che qua Trieste è anche alla fame, col sussidio, con quel, con quell'altro, quindi questa regione ne ha ridotto alla fame tutti e due, anche i furlani e anche i triestini. Ecco, perché quel che scrivi, non so se sei notizie false o tendenziose, grazie. Beh, grazie. Allora, è stato più veloce del solito Bruno, sì, oggi. Scusi, Mara, facciamo così, visto che sono ai 59, sì, anticipiamo di pochi istanti la pubblicità, rientro pure tutti gli spunti che ritiene, sì, in, sì, risposta. Abbiamo tante carne al fuoco. Abbiamo. Ci rivediamo tra poco. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Fabio Scocimarro, candidato al Senato con Fratelli d'Italia. Abbiamo un'altra telefonata, poi le lascio rispondere a Bruno. E dopo ci dimentichiamo di Bruno. No, non ci dimentichiamo di Bruno, come possiamo dimenticarci di Bruno? Sentiamo chi abbiamo in linea, buongiorno. Buongiorno, sono Anna. Buongiorno Anna. Buongiorno, buongiorno Bulotta, buongiorno Presidente. Allora, io vorrei praticamente fare un babetto. L'altra mattina, martedì mattina, sì, ero in colonna in via Madonnina perché c'era tanto traffico, sì, e dalla radio mi usciva una voce molto flautata con un lessico molto forbito, che sputacchiava veleno su tutti i partiti, su Salvini, su Berlusconi. Era una voce veramente molto ben, diciamo, dosata, e però velenosa, tanto è vero che ho guardato se c'era qualche piccolo aspide sotto il sedile. E dopo, finita l'intervista, la giornalista l'ha salutata ed era la Boldrini, la radical chic Boldrini, che sputacchiava veleno su tutti. Adesso, l'altra sera, hanno intervistato il suo compagno di partito, che è quel presidente del Senato, non so, Grasso, quello che ha fatto. Grasso, sì. Grasso, ecco, Grasso, molto Grasso. E praticamente tentava di aggregarsi a Berlusconi, da quello che ho capito. Ma non sarà mica così, no? Ma io spero che assolutamente non accetterà Berlusconi di mettersi con lui questi personaggi. Mi sembra una cosa veramente impossibile. Grazie, io sto aspettando, grazie tante. Buongiorno. Grazie. Grazie Anna. Beh, allora Anna, faccio una battuta perché poi non è da replicare nulla, anzi è divertente questa sua considerazione. Beh, radical chic, no? Sai da cosa nasce il termine? Vai. Quando a Manhattan, nella zona più ricca di New York, in un attico di 300 metri vista Central Park, si sono riuniti, convocati da vari intellettuali cosiddetti democratici americani, e hanno fatto, con tutta questa intelligenza molto ricca della sinistra borghese americana, hanno fatto una raccolta fondi per le associazioni, i gruppi combattenti o comunisti e quant'altro. Quindi la cosa era di là. Anni fa, sì, nel Centro America, non so in che paese stavano combattendo, stavano facendo delle proposte rivoluzionarie, hanno fatto una raccolta fondi. E quindi da lì nacque il termine radical chic, perché quindi è già sintomatico di tutto quello che ha detto e accaduta su quello che avviene anche in Italia, dove molta cosiddetta intelligenza di sinistra predica a loro dire bene e poi razzola malissimo, magari quando vanno in spiaggia a Capalbio fanno queste con gli indumenti ecocompatibili e poi magari di nascosto firmano le petizioni, perché così è, per mandare via gli extracomunitari dalle spiagge di Capalbio, dove loro hanno le loro ville. Abbiamo appreso. E Bruno mi ha fatto una serie di cose interminabili che, essendo le 8.08, rischiamo di non arrivare alle 9, però io su una cosa mi sento di dire al caro amico Bruno, che intanto la mia era una proposta allo stato embrionale, nessuno ha la presunzione che è anche una provocazione perché si faccia presto, perché se ci sono i soldi facciamo.
e quindi facciamo un piano strategico, come ha detto Marco prima, con una società di scopo che è anche già con un piccolo chip di finanziamento per iniziare a fare progetti, no? Ma nessuno ha parlato di alberghi di lusso. Il fatto che ci possano arrivare dei mega yacht è auspicabile, perché i mega yacht portano un sacco di soldi e ci vuole una mano d'opera che noi abbiamo, in grado di fare le manutenzioni e le riparazioni, che noi abbiamo per fortuna ancora, e comunque se non abbiamo tutta Trieste, nel nostro Golfo abbiamo questa opportunità. E penso a maestri d'ascia, per esempio, per le riparazioni in legno, che noi ancora sono delle professioni che a Trieste esistono ancora, si riescono a mantenere. Una fra le tante. E quindi potremmo portare della grossa ricchezza. Quindi il maestro d'ascia a Trieste, che attualmente potrebbe non essere ricco, lo potrebbe diventare, perché va a riparare gli interni in legno e delle barche in legno che magari si compra Abramovic, fra un mega yacht di 50 e uno di 70 metri, per esempio. Quando ha tempo libero, no? Sì, ma il termine crociere, per definizione stessa, oggi la crociera non è un bene di lusso, e quindi io non vedrei grandi alberghi di lusso davanti a un terminal crociere, come neppure delle residenze di questo tipo. Certamente un'area così grande di notte non può essere disabitata, quindi bisogna trovare un qualcosa che si chiamino alberghi, che si chiamino residence, che si chiamino qualcos'altro. Non lo so, perché non ho questo è il momento per fare questo tipo di progetto. Capo profughi. Sì, allora, battuta. Guarda che domani gira sui social. È una battuta. Assolutamente no, anche perché chiariamo anche le cose, anche per quanto riguarda l'ATTER. Fratelli d'Italia, che dal congresso del 3 dicembre a Trieste, il congresso nazionale, ha lanciato le tesi di Trieste e il programma dei 15 punti che andremo a portare in Parlamento, Camera e Senato, Fratelli d'Italia ha lanciato lo slogan, prendendo fuori dal baule impolverato un termine che non si usava più, patrioti. Patrioti non sono quelli che andavano sul Piave a combattere il nemico, ma patrioti, oppure patriota risorgimentale per l'Unità d'Italia, ma patriota, abbiamo coniato i nuovi termini, sono tutti coloro che oggi tengono a portare avanti il nostro paese. E quindi verso gli italiani, prima gli italiani, è il leitmotiv della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Quindi è il momento di credere nell'Italia, diciamo noi, e di credere in chi porta avanti il prodotto italiano, di chi crede come una mamma e un papà di fare un figlio oggi in questa Italia, come crediamo negli imprenditori che non delocalizzano e che vogliono investire in Italia nonostante siano vessati, come vogliamo andare nei confronti degli imprenditori che, nonostante sentono figli Dio minori, restano qui a produrre. Quello è il fatto. E di conseguenza, per arrivare alla casa dell'ATTER, noi riteniamo, come la vicina Slovenia, non andiamo a dover essere tacciati di razzismo e quant'altro, crediamo che chi abita in Italia, cresce in Italia, paga le tasse in Italia e ha delle tradizioni ed è un italiano, debba necessariamente avere una quota che non può essere inferiore all'80-90% di quanto è la popolazione italiana, rispetto a un altro che, con tutto rispetto, è venuto qua e ha minori diritti. Tu vai in Slovenia, chiedi una casa popolare, se non sei cittadino sloveno non hai la casa popolare, e per diventare cittadino sloveno devi sapere parlare bene lo sloveno e devi sapere la storia della Slovenia. Mi sembra una cosa talmente di buon senso e così banale che non so perché in Italia non si possa applicare, ma Fratelli d'Italia nel programma ha questo come obiettivo, uno dei primissimi obiettivi. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Allora, sentendo tutti i giorni questi dibattiti, no? Io solo spero che i cittadini avranno un buon senso andare a votare, indifferente per chi, ognuno avrà sua idea. Però io mi dico, chiedo, se uno dei politici potrebbe vivere al mese con 450 euro della pensione, noi dobbiamo pagare affitto, le bollette e vivere. Mi chiedo come si fa. Voi avete mai pensato che abbiamo troppi partiti in Italia? Non basterebbe tre? Invece di fare tutti questi partiti che le magna. Tre partiti sani e che governano come che Dio comanda. Chi devi governare? Solo spero PD che se ne va a casa. Del resto chi vinci migliore. La ringrazio e buona giornata. Buongiorno a lei.
beh, sì, non c'era neanche qua una domanda, c'era no, più no, ma comunque, sfogo, comunque in tanti partiti si chiama democrazia e quindi c'è una voglia di sbarramento, quindi alla fine nel Parlamento italiano non ci saranno tanti partiti. Chemagna forse è passato, qualcuno potrebbe anche aver approfittato. Oggi i partiti, sinceramente, viste le campagne elettorali fatte con pane e salame, Fratelli d'Italia ha fatto una campagna elettorale porta a porta a pane e salame, come si suol dire, non ci sono finanziamenti pubblici dei partiti, di conseguenza questo problema è risolto. Se poi andiamo a parlare che, come in tutte le comunità, delle mele marce ci sono, siamo perfettamente d'accordo, sì. Esistono dappertutto, esiste anche in Parlamento. Ancora una telefonata, buongiorno. Prego. Scusi. Prego. No, dottor Sip. Sì. Allora, volevo solo chiedere un'informazione. Sì. Se Cocimaro sa rispondermi. Mm. Mi sono a casa già da 2 mesi, dai primi di dicembre, dai, ecco. Allora, se mi chiedo al mio dottor di venire a casa a farmi una visita, lui deve venire o se è facoltativo? Perché qua i dottori di base non se li vedi più. Allora vorrei chiamarlo e se lui si rifiuta cosa faccio? Beh, è finito, signora? Sì, sì. Grazie, sì. Grazie. Sì, basta che mi rispondi. Certo, certo. Grazie a voi, buongiorno. No, il medico di base, no, il medico di famiglia cosiddetto, ha l'obbligo di venire in casa nel caso non la persona non si può muovere. Mi stai mostrando una... No? Sì, l'obbligo sussiste solo in caso di urgenza o non trasferibilità valutati dal medico caso per caso. Beh, la signora non si può trasferire, non si può muovere, di conseguenza non si può valutare se la malattia della signora sia grave o meno e di conseguenza corre l'obbligo che il medico debba venire a casa a chiamarla. Viceversa può far intervenire. Io consiglierei comunque, ripeto, caso per caso va visto, comunque c'è l'URP in tutte le aziende pubbliche, c'è un ufficio relazioni con il pubblico, va segnalato in quel caso. Poi, ripeto, noi come Fratelli d'Italia non è che possiamo colmare le lacune della pubblica amministrazione che inevitabilmente ci saranno sempre, perché solo lavorando si può fare qualche errore, ma Fratelli d'Italia si è posto vicino ai cittadini aprendo uno sportello del cittadino nella nostra sede. È un ex locale d'affari al piano terra di Via Rismondo 4, si può rivolgere a quello sportello negli orari indicati e c'è sempre un esperto a disposizione del cittadino per aiutare in queste problematiche. Quella della signora è abbastanza semplice, se lei, penso, insiste direttamente o indirettamente tramite l'URP, il medico dovrebbe arrivare a casa, ma c'è una cosa diversa. La sanità italiana in generale e della nostra regione in particolare ha un momento di sofferenza per tantissimi motivi che non andiamo a dire. È necessario dal 2018 partire con una riforma sanitaria che vada a rivedere completamente questo attuale sistema sanitario. La riforma della riforma. Sì, noi come Fratelli d'Italia, ma come centrodestra, ci porremo con un programma che andremo a illustrare in marzo e aprile rispetto alle elezioni regionali che verranno fra 2 mesi, perché uno dei motivi più importanti della campagna elettorale sarà la sanità, la riforma sanitaria. La salute è il bene più prezioso che abbiamo. Abbiamo la fortuna di stare in un paese dove la sanità è gratuita, sì. Cosa che noi diamo per scontato, ma non è così in tutto il resto del mondo, neanche in Europa. E quindi, visto che la sanità è gratuita, vediamo di farla funzionare al meglio. Per farla funzionare al meglio si può anche prevedere un accordo con i medici di base affinché ci possano essere, facilitando il loro lavoro naturalmente e di conseguenza le visite ai cittadini, affinché ci sia una copertura che duri se non tutte le 24 ore, ma almeno 2 turni mattino pomeriggio barra sera, affinché la gente abbia un riscontro immediato con un certo tipo di turnazione. Non è una cosa semplice, però questa è la cosa più immediata insieme al pronto soccorso che la gente vede. Poi a monte c'è tutto un sistema di organizzazione sanitaria di cui ovviamente ci sono gli esperti e io mi rimetto a loro perché non ho competenze nel settore
sanitario, ma parlando con gli operatori anche di livelli, e ce ne sono a Trieste, urge una rivoluzione in positivo dell'attuale sistema sanitario regionale. Allora, sentiamo la prossima telefonata, poi leggerò due mail. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Sono Ingrid, approfitto, buongiorno Gulotta, approfitto della presenza del Scocimaro che, se, insomma, mi sono una de parte, perciò mi affido a lui, ecco, in tutte bene, le maniere. È della parte giusta allora, però, brava. Sicuramente, mi dispiace che ieri non ho potuto venire, ieri sera, ma sono vece e ho paura di cascare per strada, tutto no. Qua. Era una bella, bella serata. Allora, intanto Scocimaro, voglio dire una roba che se parla poco. Allora, qua la gente chiama e dici, parlo in triestin perché mi viene più facile. Bene. Allora, la gente dici, migo 450 euro al mese, migo 400 euro al mese. Allora, in Italia c'è tanti tipi di... Noi chiamiamo tutte pensioni, ma non c'è pensioni, perché c'è l'assegno sociale che viene erogato a tutti i cittadini a 65 anni che non va... reddito, che c'è appunto de 450 euro, ma questo è un assegno sociale, cioè non è dovuto da contributi. Dopo c'è la minima, che c'è una differenza di 40 euro tra chi che lavora 20 anni e chi che non ha mai lavorato, cioè, ecco, sì. Questo è una realtà. Dopo invece c'è, come me, una disgraziata poveretta, che lavora 12 anni in fabbrica e 24 in cooperativa di pulizie, che ciappa 605 euro. Questa è la mia pensione da lavoro, perché ho cominciato nel lontano 63 a 15 anni. Cioè voglio dire, no? Che ne sei, queste tre diversità viene messe tutte nella stessa calderon, ma non è così, Scocimaro, perché mi dico che se è giusto dare il pan a tutti, a tutti. Però devi essere una differenza tra chi che si alza come me alle 5 di mattina, col freddo, con la bora, indifferente, e che dopo si viene a trovare con 100 euro in più. Cioè questa è proprio una vergogna assoluta, secondo me, Scocimaro, questo è un mio parere, perché non trovo giusto che sia questa, questi quasi tutti uguali, non sai, che vuol che sia una differenza tra tutte queste tre robe. Allora mi diria che sarebbe ora di ricordarsi della gente che lavora. Queste pensioni che va da 600 a 750, se pensioni da lavoro, lasciate là da anni, cioè voglio dire, che vuole un aumento, che vuole dare una soddisfazione a chi che lavora, no? Perché se no, meno che tolgo il pan a nessuno, ma lavorerò un poco di più mi che sono da lavorare ed è un che magari quando che mi alzavo si girava dall'altra parte. Parliamo se chiaro. Certo, ecco. Meritocrazia. Poi un'altra roba che dico subito che non sono d'accordo, di tutti quanti al 23% la tassazione. Perché non è giusto, perché se un povero ha 15.000 euro, che Dio grazie che arriva alla fine 15.000 euro all'anno naturalmente, no? Ecco, ha già adesso il 23%. Allora se un ha 40.000 penso che non sia la stessa roba, ecco dico, questo è un mio parere. Mi capisco, abbassare le tasse è giusto, però bisogna anche calcolare quando che uno povero ciappa e che insomma. Dobbiamo vedere bene come che c'è la roba. E comunque mi affido a Fratelli d'Italia con tutto il cuore e che vengo dito sta roba delle pensioni perché forse andando in Parlamento si può far luce su questa lacuna che non va tanto bene. Ecco, perché tutti protestano, ma tanti protestano anche per niente. Va ecco, bene. Voglio dire questo. Mi sarò cattiva, ma mi penso così. Beh, no. Grazie. Arrivederci, buona giornata Scocimaro, mi raccomando. La sì. Buongiorno, grazie. Ciao, grazie. Mi raccomando. No, ma c'è la signora che lo sta osservando. Ma ha fatto, ti ringrazio, ha fatto delle osservazioni corrette dal suo punto di vista, senza ombra di dubbio. Ma sapete, poi in campagna elettorale, diciamocela tutta, qua spesso c'è la gara a chi la spara più grossa, no? Allora, Fratelli d'Italia probabilmente pagherà in termini elettorali questo, ma ha cercato di tenere un profilo quanto più possibile reale rispetto a quello che avverrà dopo. E quindi ha evitato di partecipare alla gara di chi la spara più grossa. E per quanto riguarda la tassazione, detto la signora, è stato poi strumentalizzato dai competitori, dagli avversari del centro-sinistra, il fatto che mettendo una tassa al 15-23%, la cosiddetta tax flux, che...
Flat tax. Ecco, vedi, mi sono anche impappinato. Meglio dire in italiano a questo punto. Difatti, stavo per dire la cosa successiva. Visto che abbiamo una lingua bellissima, l'italiano, usiamo il termine italiano che è facilissimo, tassa piatta. Tassa piatta si vuole arrivare a una tassazione più bassa. Ma non è vero che chi ha redditi minimi si deve vedere alzati, è il contrario. Chi ha redditi minimi si rivedrà alla peggior cosa, confermati, cosa che dubito, ma dipenderà anche dal tipo di legge che si andrà a fare, perché già fra Fratelli d'Italia, Lega Nord e Forza Italia ci sono delle sfumature diverse. Sì. Per esempio, premesso che le tasse vanno abbassate, lo dicono tutti dalla sinistra alla destra, bisogna trovare le coperture, ma c'è una proposta nel programma di Fratelli d'Italia che si può fare nel primo Consiglio dei Ministri nel marzo del 2018, cioè questo mese. E si può fare una cosa molto semplice, approvare la tassa incrementale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una persona, un imprenditore, piuttosto che un lavoratore dipendente che ha uno scatto, guadagna diciamo 30.000 euro in un anno e ha la fortuna l'anno dopo di guadagnarne 50.000, sui 20.000 supplementari paga una tassa del 15%, che viceversa sarebbe molto più elevata. Quella tassa del 15% che noi proponiamo, che non è la tassa piatta, che è una cosa diversa, è sul reddito incrementale, quello che guadagni di più, intanto non ha bisogno di copertura finanziaria, perché non essendo previsto l'incremento, uno non l'ha messo in finanziaria, primo. Seconda cosa, incentivi l'imprenditore, ma piuttosto anche il dipendente, a crescere. E poi, non da ultimo, è il fatto che chi fa del sommerso, magari pagando solo il 15%, chi glielo fa fare di avere un accertamento e rischiare ben peggio del pagare il 15% sui 20-30 mila euro, abbiamo parlato prima. Di conseguenza è una tassa semplice. Per il resto, ripeto, ci sono certamente le volontà di diminuire le tasse, nessuno ha la bacchetta magica e l'anno dopo non sarà immediato, anche se qualcuno lo dice, l'applicazione di tasse di quel tipo. Certo, bisogna andare in quel tipo di tassazione più bassa. Come? Intanto incominci, come ha detto la signora, non è demagogia, incominciamo a tagliare i miliardi e miliardi di fondi per gli immigrati che vengono pagati dagli italiani e non dalla Comunità Europea. E andiamo a togliere il business dell'immigrazione da chi ci campa sopra. E quindi andiamo a dare questo agli italiani. Non è demagogia, lo vuole fare Macron, che è stato beato da tutto il gotha del centro-sinistra europeo, ha detto le stesse cose di buon senso. I francesi devono avere diritto ad avere maggiori garanzie rispetto a uno che entra clandestinamente in Francia, lo dicono tutti i paesi dell'est, e lo dirò anche dopo rispetto a quello che ha fatto Giorgia Meloni con i paesi dell'est, se vuoi ne parleremo anche di questo. Quindi sì, Stiamo dicendo delle cose di buon senso. E quando uno dice che magari i soldi non si trovano, i soldi si trovano, perché in un pomeriggio, per salvare Monte Paschi e Siena, il Parlamento ha trovato 20 miliardi di euro. Allora, leggo un paio di mail. Prima vedo una notizia che ha pubblicato su Trieste Prima Emanuele Esposito pochi minuti fa. Incidente in serata in autostrada, furgone ribaltato a Fernetti. Leggiamo un paio di mail. La prima: buongiorno, vorrei gentilmente chiedere al suo ospite se può darmi un chiarimento in seguito al fatto che nessuno dei politici in campagna elettorale sia venuto a Servola. Sono andati praticamente in tutti i rioni di Trieste e anche limitrofi, ma noi siamo stati dimenticati. Avevano forse paura? Boh, io a Servola c'ero. Allora, diciamo una cosa, questa è una campagna elettorale anomala, è una campagna elettorale col freddo, con la neve, è una campagna elettorale cattiva. Come ho detto prima, cattiva nel senso che sono tirati fuori dei termini del secolo scorso e manifestazioni contro partiti che sono presenti alle elezioni da 20-25 anni e si sono svegliati solamente adesso, che possono essere in odore di estremismo, nel caso di destra in questo caso, e non siamo noi. E quindi diciamo che si è incattivita la campagna, incattivita da parte di chi non ha argomenti, e quindi si è focalizzato tutto più sulle violenze di piazza e sull'antifascismo piuttosto che sulle cose da fare. Noi come Fratelli d'Italia, io in tutta la regione con Walter Rizzetto, che è il deputato che si candida al proporzionale come me, capolista di Fratelli d'Italia, e Luca Ciriani invece nel Pordenonese al Senato, abbiamo preso tre camper
siamo fatti tutta la regione sostando e parlando con le persone. Non sono state fatte grandi manifestazioni come nel passato, grandi comizi, anche perché poi spesso si riducevano a riempire le sale dei tuoi supporter, ma poi alla fine nel territorio non andavi a andare nel concreto. E per quanto riguarda Servola, io ci vado spesso, ci vado anche privatamente senza fare, e quindi conosco benissimo il problema dei servolani, e posso dire una cosa, che in tempi non sospetti, per quello che posso aver amministrato in passato e quello che può valere oggi, noi e io personalmente ritengo che i servolani devono essere tutelati in primis per la chiusura di quell'ecomostro che si chiama Ferriera di Servola. A differenza di altri, che non voglio nominare per non fare pubblicità, noi riteniamo che l'intruso oggi, nel 2018, sia la Ferriera di Servola e gli intrusi non siano i servolani con le case dei servolani. E ritengo che la sanità e la salute siano prioritarie per tutti, in primis per i dipendenti della Ferriera, e prendo atto che nel discorso che facemmo io e la Deborah Serracchiani al Propeller Club degli Operatori Marittimi, io proposi e continuai a dire, nei limiti di quello che può fare un candidato, o perché la chiusura della Ferriera di Servola è molto complicata in presenza di autorizzazioni che sono state fatte dalla Regione, e la Presidente della Regione attuale ha detto che lei vede nella Ferriera di Servola una continuità, l'ha detto, e quindi ne prendiamo atto. Un altro candidato del PD al Senato ha detto che i servolani sono gli intrusi e la Ferriera di conseguenza no, non l'ha detto, ma viene automatico, e quindi le posizioni sono molto semplici. Non volevo tirare fuori questo argomento perché poi si dice che in tutte le campagne elettorali si utilizza la Ferriera. Certo, sì, la Ferriera è un grande problema, non è che, come dicevo prima, sia la bacchetta magica e si può chiudere, però se delle amministrazioni incominciano a non dare autorizzazioni per l'aria a caldo e di pensare alla riconversione della Ferriera e di pensare di ricollocare i dipendenti della Ferriera, per i quali riteniamo che sia prioritario la salute in primis e il posto di lavoro in secundis, ma non si può mettere a repentaglio la salute, ma non solo dei servolani, di tutti i triestini. Tutti. Allora, noi ci fermiamo per la pubblicità delle 8.30, ritorniamo tra poco in diretta con Sveglia Trieste, con le vostre telefonate e anche le mail che sono arrivate da qualche minuto, a tra poco. Ultima mezz'ora in compagnia di Fabio Scocimarro prima del cambio ospite, siamo dunque pronti a sentire la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Ultimo tentativo, pronto? Niente. Fabio Scocimarro, candidato al Senato con Fratelli d'Italia, ricordiamo, in questo ultimo giorno di campagna elettorale, poi domani in silenzio e domenica si vota. Vorrei domandare a Scocimarro, leggo via mail, se anche lui, come ha dichiarato la sua capa Meloni a Porta da Vespa, non è fascista. Nosè Luganiga per ti, citazione Scocimarro. Che Nosè Luganiga? Per ti. Io leggo, pari, scrive Patti, si firma. Nosè Luganiga per ti. E quando l'avrei detto una roba del genere? Ah, no, se non lo sa lei. No, di più giorni che Luganiga forse l'ho detto. Non so. Ma Nosè Luganiga per ti? Non lo so, no, non ho mai detta questa, ma comunque, vabbè, vabbè, nessun problema. Ma, allora... Io, come ho detto prima, addirittura parlando con Boris Popovic e altri, cioè andare a parlare nel 2018 di fascismo e antifascismo, ripeto, è un non senso. Ne vogliamo parlare, organizziamo al Teatro Verdi, il nostro bellissimo teatro, una bella conferenza con Miedi, con chi vuoi, di storici importanti, e andiamo a parlare di quello che fu il fascismo, dei tre Mussolini che ci sono stati, il socialista, il fascista, il repubblichino. Andiamo a parlare di tutto quello che vuoi, andiamo a parlare di storia, e fra l'altro, se mi permettete, qualcosa ne capisco avendola studiata parecchio all'università. Di conseguenza sono discorsi affascinanti, ma che riguardano il secolo scorso. Possiamo parlare anche dei borbonici, possiamo parlare anche del banditismo del sud Italia dopo le guerre garibaldine, che non era
erano banditi, ma erano patrioti borbonici, quindi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, ma parlare nel 2018 di fascismo e antifascismo, quando il fascismo è morto il 25 aprile 25 luglio 1943, il 25 aprile è un'altra ricorrenza che va ricordata, ma ripeto, stiamo parlando di una ideologia morta 75 anni fa. Cosa stiamo parlando? Semmai vogliamo parlare del comunismo, che tuttora c'è nel mondo e mi sembra che tanti grandi risultati non ci sono stati fatti, insomma, quindi siamo persone che vivono il presente e non con la testa rivolta al passato. Quindi se vogliamo fare un bel convegno storico, io vi partecipo e mi piacerebbe ascoltarlo. E se vogliamo parlare di politica, lasciamo perdere questi argomenti che vanno bene soltanto a chi non ha argomenti da mettere in campagna elettorale. Una sinistra, soprattutto estrema, e anche un centro-sinistra, accorto di argomenti, perdenti nei sondaggi, invece che parlare di come bloccare questa immigrazione incontrollata, invece di parlare come andare a aiutare le nostre famiglie a far bambini, invece di sentirsi dire che gli immigrati, come qualcuno ha detto, devono sostituire la nostra popolazione, perché è stato detto da un candidato triestino, peraltro, del centro-sinistra, allora, invece che parlare di questi argomenti che sono scomodi, li fanno perdere voti, cosa ci si inventa nel 2018? L'antifascismo. Quindi grandi cortei verso un piccolo gruppo politico che non è in Parlamento, che però si presenta da 21 anni alle elezioni, stranamente dopo 21 anni ci si scopre che magari sono un po' troppo estremi e vai giù con le manifestazioni antifasciste. Ragazzi, siamo seri. Siamo nel 2018, qualcuno gli avvisi che siamo nel 2018, riportare le lancette della storia dietro 35 anni è una cosa allucinante. Non si facciano queste collettive sedute spiritiche per evocare fantasmi del passato. Prossima telefonata, buongiorno. Sono Carlo. Buongiorno. Sono in linea? Sì. Ascolti, buongiorno. Mi sono pensionato, no? Lavoravo all'ente porto, ossia manutenzioni, no? E lavoravo diversi anni là, no? Sì. E dopo sono voluto salvare un paio di risposte, no? Piace vedere che c'è un parcheggio che non funziona, che non è mai funzionato, no? E adesso volevo fare un altro parcheggio nel cimitero di Barcola, no? Interrarla e fare un parcheggio da parcheggio, questa roba qua, parcheggio che va in cimitero, sto cimitero qua, sto parcheggio, che dico, no? Dopo altra roba, quando farei, che dico, è il settimo là, no? Che è slongare, perché già parlavi 50 anni fa che slongavi il settimo, no? Ancora corsa, no? Faccio malissima, è corsa quella, che ha messo con due vite fuori, parla qua, le barche che viene qua. Ieri, ma è venuta quella che moglie che ha per i passeggeri, che moglie che ha grandioso, tra due barche, una che si l'altra, una di l'altra, capisci? Mm. E qua il famoso molo bersaglieri, l'aria mi fa passione, capisci? Mi stavo via Bonomea, guardo il posto vecchio, c'è una disperazione. Capisci? E la partita è diviso per metà con le reti, con un divisorio per lungo fora che ha fatto, no? Così vuole fare il portavento. L'area di ricerca, ma è sull'area di ricerca, a Patriciano, che area che è, predisposta per quel lavoro là, specifico, capisci? Non si può stare in un'area che funziona benissimo, portare in portavento, perché la struttura 26 non è idonea là, per fare l'area di ricerca, capisci? Per investire soldi là. La che vuole fare soldi in miliardi per investire, perché non c'è l'altezza è troppo alte, e i vani se non manca sensori per fare le scale, dai, e il portavento è nato per fare gli scambi, capisci? Il portavento è un porto internazionale, non si può snaturare il portavento come che c'era una volta, adesso perché c'è la maniera di snaturare questo portavento, no? Sì. Ecco, questa è una passione, capisci, no? Okay. Ecco, vuole far costruire case, alloggi, negozi, roba che fa comodo a voi, ma il porto, se è il porto internazionale, capisci, di gente qua, tutti gli stati intorno che ne confinano a noi, investire in Porto Vecchio, non si può snaturare il Porto Vecchio, capisci? Okay. Ecco, questo vuol dire che no, solo, no? Grazie. No, ma allora, interessante, perché ha detto tutto il contrario di tutto. Perché, sì, è la verità, perché nel senso che siamo d'accordo che l'attuale molo Bersaglieri, dove il molo dove arrivano le navi da crociera, sia obsoleto, anche perché le navi da crociera, ricordiamo, i più vecchietti come me, la Michelangelo e la Raffaello, avevano dimensioni che lì potevano ormeggiare. Oggi le nuove moderne navi da crociera sono lunghe
350, quasi 400 metri, di conseguenza lì non possono, infatti è stato fatto anche un appoggio, una boa su cemento, se guardate il molo sulla destra, perché affinché le cime possano essere girate sulle bitte in mezzo a questo blocco di cemento, perché è inadeguato, di conseguenza il porto vecchio, il porto ottocentesco, oggi non ha senso, le navi delle dimensioni attuali non riescono ad entrare nel porto vecchio. Di conseguenza il progetto, che l'idea che ho fatto io era un'idea di buon senso, nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ha la soluzione in tasca, però si deve andare in questo senso. E quindi non vedo il problema. Case alloggi, no, il porto vecchio, il porto deve essere utilizzato per quello che è, e quindi di conseguenza per attività marittime. Di conseguenza il fatto di mettere anche alcune parti uso ufficio abitativo, perché non diventi una cattedrale nel deserto e dopo la chiusura degli uffici non ci sia proprio la terra di nessuno, e quindi anche per motivi di sorveglianza e quant'altro. Quindi, e comunque ripeto, sono tutte idee. Quella società che parlava prima Bruno, inizio trasmissione, società di scopo, che è anche finanziata per iniziare progetti, deve fare progetti, fare piano strategico, dire quello che si vorrà fare i prossimi 5, 10, 15 anni, non di più, in quell'area. La cosa è abbastanza semplice. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Allora, dottor Scocimaro, sì. Io ho bisogno del suo aiuto. Se posso? Perché ieri, un chiarimento su questa legge elettorale, diciamo, perché sì. Da quello che ho capito io, sì. Allora si andrà a votare una legge elettorale che voi non avete votato, mi sembra. Bravo, bravissimo. Ecco, allora, ieri c'è stata, per Telequattro c'era la presidente della nostra regione, Serracchiani, la sua amica Serracchiani. Sì. Mica parlo così, neanche nemica, dai, è una competitrice, alcune cose possiamo anche essere d'accordo, la maggior parte no. Per forza, logico, questa è la politica. Però sulla legge elettorale, allora, da quello che ho capito, andremo a votare, sì. Non ci sarà quasi sicuramente una maggioranza dovuta, una stabilità. Probabilmente si andrà a rivotare, però con la stessa legge, cioè repete, come si dice qua, no? Siamo da capo. Allora, si tenterà di fare un governo, da quello che ho capito, un po' tipo larghe intese, oppure così mettersi un accordo temporaneo, per cosa? Per rifare una nuova legge e andare a rivotare. Allora, quando ho fatto questo quesito alla Presidente Serracchiani, lei mi ha risposto no, noi abbiamo votato questa legge perché al Paese serviva stabilità. Serviva stabilità. Allora, sono io in stato confusionale oppure il mio livello di apprendimento è così scarso? Questa legge è buona, si andrà a votare, si rimarrà 5 anni, chi vincerà? Oppure... Così, non so, mi chiarisca lei, la ringrazio, buona giornata. Grazie. Grazie, buona giornata. Allora, come ha detto correttamente il nostro amico telespettatore, Fratelli d'Italia non ha votato questa legge per il semplice motivo che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia vogliono che si possa esprimere la preferenza per la persona che vai a mandare in Parlamento. Quindi se vuoi mandare Scocimaro in Parlamento puoi mettere una X su Scocimaro. Non si può fare. Potete votare soltanto sul partito, quindi chiunque sia la vostra scelta, come ho detto prima, auspicabilmente Fratelli d'Italia, mettete una croce su Fratelli d'Italia. Quello è l'unica possibilità di voto che avete. Se si mettono anche i nomi vicino, che sono già stampati peraltro, si annulla la scheda. Quindi un sistema elettorale semplice e complicato al tempo stesso. Semplice, le metti solo una X, o una croce come meglio mi piace dire. E invece è complicato perché nessuno ci ha capito ancora niente. Io stesso all'inizio ho fatto un po' di difficoltà per capire i collegi, sono in parte proporzionali, in parte sono maggioritari, una volta era al contrario, no? Quindi è un sistema complicato.
Noi avremmo avuto la semplificazione, si va a votare scegliendo la persona che più ti rappresenta nel partito che più ti rappresenta. Detto questo, ho detto prima, noi non siamo per le larghe intese, di conseguenza Fratelli d'Italia non porterà l'acqua al mulino di un governo a larghe intese e auspicabilmente si vada al voto. Per che motivo sono venute fuori quelle polemiche che dicevo prima? Perché i sondaggi più o meno segreti che girano danno il centrodestra molto probabilmente, anzi i sondaggi lo davano sicuramente, maggioranza in Parlamento sia alla Camera che al Senato e questo ha portato alla fibrillazione un po' di tutti, tanto che casualmente sono venuti fuori a essere pompati dei movimenti anche al di fuori del centrodestra che, guarda caso, persone peraltro rispettabilissime, quindi non c'è niente di personale, però tutti i voti, se sei di centrodestra, dati fuori del centrodestra, andranno a far sì che il centrodestra eventualmente potrebbe non raggiungere la fatidica soglia del 40% che permetterebbe di avere la maggioranza del Parlamento. Quindi se qualcuno al di fuori del centrodestra ci porta via lo 0, vuol dire che quella famosa soglia non si raggiunge perché secondo i sondaggisti siamo a borderline e quindi vuol dire fare un favore alla sinistra. Quindi tu non voti centrodestra, non voti Fratelli d'Italia perché preferisci pure di centrodestra o di destra altre formazioni, sappi che quel voto va a favorire la sinistra, nel senso che non ci permette di avere la maggioranza parlamentare. È un discorso semplicissimo, quindi il voto utile questa volta c'è ed è dato auspicabilmente a Fratelli d'Italia, ma comunque centrodestra, che è l'unico gruppo di partiti che può ambire alla maggioranza, perché gli altri non hanno, secondo i sondaggisti, ma insomma dovrebbero sbagliare veramente una roba di 10-15 punti, non hanno la minima possibilità di avere la maggioranza parlamentare. Ancora una telefonata, sentiamo subito, buongiorno. Buongiorno Gulotta e buongiorno a Scocimaro. Buongiorno. Allora Scocimaro, io volevo dirle, io sono d'accordo con quella signora che ha telefonato prima, sia per le pensioni e per le tasse, perché chi ha lavorato e ha una pensione minima non può mettersi in confronto con uno che ha la pensione sociale o d'altro, che non ha fatto praticamente niente o la pensione, eccolo. Allora volevo dire un'altra cosa però Scocci. Vorrei essere sicura che Fratelli d'Italia vada per la sua strada anche contro la sua stessa coalizione, perché che segua il suo programma politico. Io ho molta fiducia in voi, avrete il mio voto perché mi è simpatico, lei, Giacomelli, la Meloni e tutta la compagnia. Ho molta fiducia in voi, siete delle persone oneste. Perciò prego di non deludermi come hanno fatto tanti partiti in questi ultimi anni. Viva Trieste e viva l'Italia. Grazie, come grande. Dice sempre il signor Farfoglia, grande. Che sempre viva Trieste e viva l'Italia. Bellissimo, c'era anche un altro che dice, anche il Mirante diceva sempre questo, quando finiva i comizi a Trieste, ma i più giovani forse non sanno neanche chi sia, il grande leader della destra italiana. Ma non l'intitoleranno più la via? Per me è una stupidaggine non intitolare la via ad Almirante, perché Almirante e anche Pannella, che hanno seduto insieme in consiglio comunale, avevamo un consiglio comunale di altissimo livello e i due esponenti di questo consiglio comunale allora, stiamo parlando degli anni 80 e i primi anni 80, erano Pannella ed Almirante. Io non vedrei nulla di scandaloso a intitolare una via radicale Pannella, anche se non condivido quasi niente, benissima persona, stimatissima, ma non condivido quasi nulla delle sue scelte politiche radicali, pro aborto, pro droga libera, quindi siamo distantissimi da Pannella, ma è stato un grandissimo personaggio, di conseguenza perché non titolare una via lui? Mi fa specie che quando vado a Bologna, per andare in centro a Bologna, esco dall'autostrada e percorro la via Stalingrado. Ma cosa stiamo dicendo? Stalingrado, cioè un personaggio, un dittatore fra i più feroci della storia del Novecento, una via di Bologna intitolata, e ci creiamo un problema per Giorgio Almirante, un parlamentare italiano, ma stiamo, che consigliere comunale a Trieste, di cui mi onoro dell'amicizia della figlia Giuliana e di Donna Assunta, che quando vado a Roma anche vado anche a trovare. Ancora una telefonata, buongiorno. Ora che aspetto. Oh, buongiorno. Colpa mia, parlo troppo, scusami. Buongiorno. Ma non fa niente, dai. Ascolti che gli dico.
Prego. La mi ascolti lei che è un avvocato? No, non sono avvocato. Prima mi ha spiegato del fascismo, avvocato. No? Ho una piccola laurea in lettere. Va bene, l'importante piccola. Va bene, quel che sei. Magari fossi avvocato. Non è avvocato. No. Ed allora è sicuro? Mi ascolta un attimo, per favore. Ecco. Ed è sicuro che il fascismo e il comunismo si è archiviato? Sì, a Salvini, perché mi do simpatia per Salvini, sì. Ma non per il fascismo. Ma il fascismo ecco, non... perché Mila Meloni, sì. La defascista e la della fiamma, ma no. Purtroppo la defascista. Ma mi dispiace dire queste robe qua, no. Perché mi sono nata sotto il fascismo e so cosa che ne contava mia mamma. Ecco, non sia ridere, c'è una cosa seria. No, mi scusi, no. Ecco, mi tegno logico per la destra, se normale mi piace Salvini. Mi piace Salvini come che parla, però lei Gadito ha spiegato che il fascismo si è morto prima il Megadito, no? Sì, certo, le, 25 così. Luglio 43. Perché voi signi in minoranza e voi se avete messo vicino Salvini, logico, però i voti voi che avrete pochissimi. Le dico no. Che sono una persona anziana e capisco certe cose. Mi dispiace dirlo. Però mi piace tanto Salvini. Bene, e gli ero adesso indecisa. Ho capito. Però, non è grave. Che non torni quel che era. Va bene. Che sia un fascismo più moderato. Ecco. Vabbè. Però il fascismo... Signora, stiamo parlando del nulla. Grazie. Grazie. Va bene, signora, va bene. Allora mi fa piacere che vota per il centrodestra e ha espresso il suo voto per la Lega e mi pare anche legittimo, ognuno giustamente... E fa le scelte che vuole, mi sembra comunque l'opinione. Però cosa stiamo parlando? Meloni fascista. Meloni ha 40 anni, il fascismo era 35 anni che era morto e sepolto quando la Giorgia Meloni è nata. Il fatto che Fratelli d'Italia abbia la fiamma all'interno in piccolo nel proprio simbolo è una continuità ideale con quello che vuole essere la destra. Però assolutamente stiamo parlando che siamo completamente fuori del tempo, come ho detto prima, termini che appartengono al Novecento per quanto riguarda il fascismo. Purtroppo il comunismo non è così, perché i disastri che ha fatto il comunismo nel Novecento e continua a fare anche in questo secolo, e vediamo anche certi regimi totalitari che tuttora ci sono, Cuba mi risulta che sia ancora un regime comunista, la Cina mi risulta che sia ancora un regime comunista, non mi sembra che sia, nonostante siano inventati un capitalismo comunista, non mi sembra che sia un paese libero, non mi sembra che la Corea del Nord sia un paese libero, non mi sembra che a Cuba puoi esprimere le tue opinioni, quindi comunismo, il problema esiste, non è un argomento, che abbiamo messo nei punti di Fratelli d'Italia, ma stiamo parlando per quanto riguarda il fascismo di libri di storia. Ancora una telefonata forse, buongiorno. Pronto? Io sono io, Angela. Sì, buongiorno, prego. Bene. Allora, è una cosa che mi tiene molto sul fare i roventi. Questi famosi 35 euro che sembra l'Enel voglia chiedere a tutti gli utenti. L'altro giorno ho telefonato, c'era Stabile e avevo suggerito che l'Enel, e spero sia soltanto l'Enel, non la CEGAS, prima di richiedere questi soldi dovrebbero fare un attestato di rischio come fa le assicurazioni. E poi, sempre questo proposito di 35 euro, lei calcola, in Trieste siamo circa 200.000 abitanti, quindi ci saranno almeno 20.000 utenze. E 20.000 volte 35 veda lei. Sì, beh. Poi andiamo in tutta Italia, circa 60 milioni di persone. E sì, non è così, eh? È una bufala dei web, di internet, della rete. Non è vero. Ma io l'ho sentito. Anch'io ho sentito, ma non è vero. Sicuro? 100%. Non è vero. Posto che se fosse vero per una compagnia, come ha detto lei, basta cambiare compagnia con una telefonata. No, io c'è. No, abbiamo Gullotta che è un ottimo giornalista. Ottimo giornalista sicuro. Sa molto più di me queste cose, lavorando nella cronaca delle notizie. Non è una cosa che politica, potrebbe rispondere lui, mi può confermare? Sì, confermo no, quanto perché dice. Qualora questa cosa fosse vera, se lei fa il conto appunto in tutta Italia, ma non è vera. Con quello che incasserebbero sono miliardi. Sì, ha ragione, ma non è vera.
Poi discutiamo sulle... Sono due discorsi diversi da fare, quella dei 30-35 euro in più come canone fisso per, da pagare nelle utenze è una bufala che sta girando già da metà febbraio sul web, su WhatsApp, sui siti, sui social network e quant'altro. Poi c'è un allarme, e ripeto che sia un allarme, da Confartigianato, che noi abbiamo sentito il direttore Enrico Eva, che ha detto che invece c'è una delibera della ARERA, che è il garante dell'energia elettrica, che attraverso questa delibera ha indicato come non saranno più le aziende di erogazione di energia a mettere a perdita ciò che non viene pagato dalle persone che evadono le tasse, ma questo sarà spalmato sugli altri utenti, però non è ancora un qualcosa di definito. Sì, ma su quest'ultima cosa che ha detto, appunto, non deve esserci assolutamente, appunto, queste sono le opinioni, ovvio, più che legittime, caricare sugli altri utenti. Ma stiamo parlando di sì. Non è così, però non è così, quindi sarebbe facile anche dire sì, è così, quando governeremo noi la cancelliamo, ma non è così, non è così, non c'è. Guardi, speriamo. Grazie signora, salutiamo che siamo quasi alle 9 di pubblicità, grazie. Allora io faccio la mia ultima domanda, come faccio sempre in questa campagna elettorale: perché votare Fratelli d'Italia? Ma come ho detto prima, perché Fratelli d'Italia ha posto come motivo importante che oggi è il tempo di credere nell'Italia, e quindi dal congresso di Trieste in poi abbiamo messo gli italiani al centro del nostro programma. Come ho detto prima, la famiglia è il punto numero uno del programma Fratelli d'Italia, quindi aiutare mamma e papà a far bambini in questa Italia che fa di tutto per ostacolare questi giovani, e tu ne sai qualcosa, che hai figli piccoli, e quindi andare a aiutare come? Dando 400 euro al mese. Sono giovane. Ai figli, mi quindi prendo anche complimenti. Ti prendi anche 400 euro al mese per 6 anni finché i bambini non iniziano la scuola, asili nido aperti in orari più ampi, affinché le mamme possono andare a lavorare, quindi una serie di incentivi. Uno dice: lo fai campagna elettorale? Sì, ma i soldi li trovi. Io ho detto dove andiamo a trovarli: dal business dell'immigrazione. Quello è uno, e c'è la copertura. E poi andare a dare dignità a tutte quelle persone che fanno, come ho detto prima, a quei patrioti, come li stiamo chiamando adesso, dando nuova dignità a questo nome, quelli che vanno a lavorare in fabbrica perché credono nel made in Italy, l'imprenditore che non vuole essere, che nonostante sia vessato e sente figlio di un Dio minore, comunque creda nel nostro paese. Ho visitato un'azienda triestina che porta il nostro nome nel mondo, e sono tante, e dobbiamo essere orgogliosi di questo, orgogliosi delle maestre che fanno l'asilo e alla scuola, per esempio con i bambini, perché la nostra cultura non può offendere nessuno, e la nostra religione neppure, e quindi pur nel rispetto della cristianità, che è per un'accoglienza, noi diciamo che l'accoglienza indiscriminata non ci può essere. Quindi questi siamo Fratelli d'Italia: ridare dignità, rimettere gli italiani al centro del nostro programma, e facendo come? Un grande piano di aiuti di cui l'Italia a livello ONU deve fare promotrice, di aiutare questi disgraziati economici che fuggono dai loro paesi nelle loro terre, e ovviamente quei pochissimi che fuggono dalle guerre, specialmente donne e bambini, allora quei pochi che arrivano saranno nostri fratelli. Per gli altri purtroppo non c'è la possibilità di aiutarli, e di conseguenza un piano in cui si veda la famiglia italiana, gli italiani, i lavoratori italiani, i vecchi, donne e bambini italiani, che siano soprattutto tutelati in primis, e non si sentano, come ho detto prima, figli di un Dio minore. Grazie Scocimarro, in bocca al lupo, buona giornata. Noi ci risentiamo da domenica, anzi forse meglio da lunedì in poi, sì, anche per tutti gli esiti e quant'altro. Noi ci fermiamo per la pubblicità e ritorniamo tra poco. Grazie, ciao a tutti. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste, abbiamo una pausa tra 10 minuti alle 9:15, un'altra alle 9:30, per poi di nuovo fermarci alle 10. Siamo in compagnia del dottor Walter Zalucar, presidente dell'Associazione Costituzione 32, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e bentrovato, vedo che è già pronta una telefonata, sentiamo subito, c'è anche una mail che proprio chiede fa alcune domande al nostro ospite. Intanto sentiamo chi abbiamo in linea, buongiorno. Buongiorno Boris. Buongiorno, prego. Volevo fare una piccola domanda al dottor Zalucar. Sì.
quanti anni che voleva prima che passi da l'112 da servizio in prova a servizio effettivo e che non che voglio più anni per ciò che interveni la Croce Rossa? Cosa bisognerà fare? Grazie tante, buongiorno Boris. Buongiorno. Beh, l'ho detto più volte, mi ripeto, la cosa principale sarebbe disgiungere il 118, il 115 e il 113 dalla centrale di Palmanova del NUE 112 e far sì che i numeri dell'emergenza tornino come erano prima ad essere collegati direttamente con la sala operativa di Vigili del Fuoco, di Polizia di Stato e di 118. Questo già faremmo risparmiare notevole tempo. Non ci vuole molto, ma ci vuole la volontà politica. In questo momento credo che la volontà politica non ci sia, perché ormai è quasi un anno che i disservizi si ripetono e quindi evidentemente bisognerà aspettare una diversa volontà politica. Allora, vedo un'altra telefonata, poi proseguirò anche con la mail. Buongiorno. Allora, leggiamo la mail nell'attesa delle telefonate. Noto in tutte, buongiorno insomma al giornalista, al gentile dottor Zalucar, noto in tutte le pubblicità elettorali come oggi su tutta la pagina del quotidiano locale che Seracchiani parla del porto, del sostegno al reddito, del turismo, della qualità della vita, non un accenno alla sua riforma sanitaria, che forse sia consapevole del disastro fatto. Dottor Zalucar, io penso che la Presidente dovrebbe spiegare sul 118 che non è efficiente come una volta, con l'attuale famigerato numero unico 112, non parla del taglio dei posti letto in ospedale, non c'è più purtroppo il rapporto medico-paziente, eccetera, eccetera. Bisogna dare fiducia alla dottoressa Stabile, candidata primaria al Senato, se non ora quando, grazie per la sua cortese risposta, buon lavoro, Graziella. Ah, diciamo che si è risposta da sola, nel senso che effettivamente è il disastro della sanità è sotto gli occhi di tutti. Quella che era una sanità eccellente, riconosciuta da tutti, eravamo al secondo posto in Italia in varie classifiche, è diventata praticamente un continuo susseguirsi di episodi di mala sanità. Tengo a ricordare che questa settimana abbiamo avuto purtroppo l'onore, tra virgolette, della cronaca della Repubblica, quindi un quotidiano nazionale, abbiamo avuto l'onore della cronaca a Canale 5 per un episodio gravissimo di mala sanità accaduto l'anno scorso a Trieste. Un po' romanzato su Canale 5, se mi posso permettere. Cioè, il stile sì, loro, diciamo. Sì, però la sostanza era quella. Sì, sì, no, il fatto la forma, cioè, diciamo, certo, era ridondante. Esatto. Però sicuramente pensare che una persona di 50 o più anni rimanga accasciata sull'asfalto per 15 minuti, 14 minuti a Trieste, quando una volta in 3 minuti l'ambulanza arrivava, veramente fa rabbrividire. E quando sentiamo quelle telefonate che sono state evidentemente raccolte dall'autorità giudiziaria, perché a quel che ho capito Canale 5 ha preso, ha visto gli atti che non sono più segreti perché ci sarà un incidente probatorio. Sentire quelle parole vuol dire che non ci sono più procedure, doveva esserci il dispatch, quella famosa procedura di triage. Ma io non credo che una procedura di triage chieda se piove nel posto dove l'ambulanza deve andare. Potrebbe chiedere se nevica per mandare una macchina con gomme neve. Con gomme da neve. Se io rido, ma non c'è nulla da ridere. Chiaro. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Io sono Marina. Innanzitutto ringrazio il dottor Zalucar perché è l'unica persona dalla quale sentiamo quello che noi tutti pensiamo della sanità. Io penso che la Seracchiani dovrebbe vergognarsi, dovrebbe fuggire, non andare in giro e a mettere sul giornale tutta questa pubblicità di quello che non ha fatto e che pensa di aver fatto. Boh, lasciamo perdere. Volevo chiedere un'altra cosa. L'annuncio che per la 20ª volta ha fatto che fra poco verrà la PET a Trieste, ci sarà veramente oppure un altro annuncio fasullo come tanti dei suoi? Lei ne sa qualcosa di questa PET? Si rendono conto che tutte queste persone ammalate e anziane devono andare a Udine o ad Aviano per fare una PET ed aspettare un sacco di tempo, poi ad Aviano un mese per la risposta e non mandano, non si può avere una risposta, a parte che c'è il dischetto che quindi lo devono spedire, ma bisogna andare ad Aviano a prendersi il dischetto, oppure dopo il mese
che occorre per avere la risposta, lo mandano per posta e ci vogliono altri 5 giorni minimo perché la raccomandata ti arrivi a casa e naturalmente pagare anche la raccomandata. Ma si rendono conto di questa difficoltà che hanno tutti questi anziani malati di tumore a Trieste? Ma che cosa pensano? E se uno non ha nessuno che li accompagni a Udine o ad Aviano, che cosa fa il sistema sanitario? Li accompagna lui con la Croce Rossa? Come fa? Vorrei proprio saperlo. È più il costo di questa famosa PET o è il costo se dovesse accompagnare uno per uno ad Aviano o ad Udine? Io non so come ragionino. Vorrei sapere da lei, signor dottore, se questa è la volta buona, se finalmente Trieste avrà la PET. Grazie, grazie e buona giornata a tutti e due. Grazie e buongiorno anche a lei. Ma credo che non lo sappia nessuno, perché tutto quello che arriva dalla regione, che arriva dall'azienda, non è mai veramente trasparente. Ormai ci hanno abituato ad annunci ogni 6 mesi, vi ricordate i CAP che erano stati addirittura inaugurati con taglio del nastro tricolore e quant'altro, il giorno dopo li hanno chiusi. E sul giornale, mi ricordo quell'anno, era l'altro anno, erano 2 anni fa, ogni 3 mesi c'era l'annuncio, prossima settimana o prossimo mese si aprono i CAP. E così per tutte le cose, per cui veramente io non mi sento di dare una risposta. Per adesso io vedo una cosa, da una parte ci sono gli annunci, e gli annunci sono per loro natura astratti, dall'altra parte ci sono i fatti concreti, i fatti reali dei quali stiamo purtroppo parlando. Ancora una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo chiedere qualcosa riguardo suo signore. Mi pare che sia... io volevo parlare con Scocimarro prima, ma purtroppo è andato. A questo signore, che mi pare che sia un medico, cos'è? Sì. Ecco, questo signore che è un medico, se loro si occupano, come noi dovrebbero essere, il medico dovrebbe occuparsi della roba, senza questione della ferriera... Sempre questa storia, intanto ha autorizzato la pubblica amministrazione, non so chi era a sua volta quando hanno costruito le case dell'Atere via Valmaura, e quindi queste, autorizzate a costruire a ridosso della ferriera, a ridosso dell'autostrada, alla superstrada. E se lui si occupa della sanità dei cittadini, della gli operai che lavora dentro, e quando mai chiuderanno sta maledetta ferriera? Okay. Io ci ho vissuto 20 anni là, mi sono scappato, sono tornato di nuovo a San Giacomo. E vorrei vedere un pochettino che cosa ne pensa lo suo signore. Ok, adesso glielo chiediamo, grazie. Grazie. Ma vede, questo la ferriera, come fino a pochi anni fa, adesso sta tornando di moda a parlare del rigassificatore, dicevo, sono due problemi che hanno investito la città negli ultimi decenni addirittura. La ferriera è sicuramente tuttora un problema incombente. Certamente io posso avere delle opinioni, non ho sicuramente delle ricette per risolvere il problema. Ma diciamo che essenzialmente, lo sanno tutti, sarò banale, ma i problemi sono due. Uno è la salute, anche il disagio degli abitanti di tutta la zona intorno alla ferriera, che poi non è solo Servola, e dall'altra parte c'è anche il problema dei posti di lavoro che la ferriera bene o male assicura, e non parlo solo dei diretti dipendenti ma anche di tutto l'indotto. Quindi è una problematica molto forte, è una problematica che forse dovrebbe uscire dai binari della politica intesa come propaganda, come annunci, ed essere finalmente oggetto di uno studio ma serio, ma rigoroso ed equo, non parziale, equilibrato. Questo si dovrebbe arrivare, vedere esattamente quali sono gli effetti di provvedimenti che però prima o poi dovranno essere presi. Ancora una telefonata, poi pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto? Nulla. Pronto? Pronto? Sì, ci siamo, prego. Allora, ieri non funziona questo numero unico assolutamente, perché ieri ho chiamato perché la pompa dell'idrante si è rotta qua a Melara
Il tipo dall'altra parte mi cominciava a fare delle domande assurde, dai, ma non si può. Dove abita, da dove viene, che l'acqua dov'è, da dove scende, chi è lei, secondi preziosi, capisce? Cioè, noi avevamo l'acqua che entrava in casa come uno tsunami, io, la mia vicina, quelli di sotto, e questo qua comincia a farmi domande. Non è mica finito lì, mi metto in attesa. Mi metti in attesa di cosa? Cioè, loro non si rendono conto di che casino che era qui ieri. E dopo mi hanno appena passato i vigili, che io ho dovuto tutto rispiegare di nuovo ai vigili. Cioè, una perdita di tempo. Ok, signora. È come me, la mia vicina di casa chiama, cade 3 volte la linea. Si mette in contatto anche lei stesse domande. Quella di sotto poi, no, insomma, erano tutti 4 piani che hanno chiamato il centro unico di prenotazione, tutti in attesa, tutti domande, tutti dove sta, come va. Ma no, non è possibile. Io avevo l'acqua fino in soggiorno. Accidenti. Non funziona, guarda. Ok, ne parliamo tra pochissimo, anche perché insomma è uno degli argomenti. Per me non è una cosa giusta quello che hanno fatto. Andava tutto così bene prima, non so, guarda. Ieri ho avuto proprio questa mia prima esperienza con questo centro unico e da lì, guarda, mi sono saltati i nervi. Ok, grazie signora, noi la salutiamo perché ora poi abbiamo una pausa pubblicitaria. Grazie, ci fermiamo dunque con la diretta, ritorniamo tra poco, sempre con Sveglia Trieste in compagnia del dottor Walter Zappa. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste, sono le 9:22 minuti, siamo in compagnia del dottor Walter Zalucar dell'Associazione Costituzione 32, in risposta a chi ha chiamato poco fa sui disagi che ha subito a casa con un problema di valvole dell'acqua e la chiamata al numero unico. Prego. Comprendo benissimo la rabbia della signora, perché effettivamente con una massa d'acqua rombante che entra in casa, avere prima una persona che non è competente, non è un tecnico della materia, che prende la chiamata, fa domande che immagino inutili visto che quello che ho sentito finora, e che poi la mettono in attesa per parlare con i vigili del fuoco, è qualcosa che realmente non sta né in cielo né in terra. Io ricordo solo, visto che ho lavorato tanti anni nell'emergenza, che quando io facevo, ma chiunque faceva il 115, cioè i vigili del fuoco, la risposta arrivava normalmente in 3-4 secondi, cioè il tempo di prendere il telefono in mano, tranne ecco i giorni di bora in cui erano più intasati, però nei giorni di bora il centralino dei pompieri mi pare passava da 2 a 4, addirittura 6 persone. A Palmanova ci sono 7 persone per tutta la regione. Quindi vi immaginate quando c'è la Bora quelle che sono le attese, e la Bora può mettere anche provocare situazioni estremamente pericolose in cui i minuti possono essere realmente nella parte sanitaria vita, nell'altra parte la salvaguardia di beni che sono beni preziosi. Ieri ho sentito il responsabile del 118 del 112, 118 ormai, che ha difeso la riforma dicendo che hanno iniziato un'avventura. Ma come? C'è la gente che ha bisogno di soccorso e loro si imbarcano in un'avventura. L'avventura per definizione è un percorso che si inizia e il cui esito è incerto. Cioè abbiamo messo a repentaglio la vita, i beni dei cittadini di questa regione in un modo scellerato, io mi sento di dire. Perché? Ma pensate se la signora aveva l'acqua, già l'acqua fa danni, ma avesse avuto un incendio, il fuoco. Ma sapete voi un incendio in 5 minuti come si propaga? Una volta la chiamata ai pompieri si esauriva in, ma direi, 20-30 secondi. Ma mi ricordo una volta ho telefonato, c'è una macchina in fiamme in Viale Miramare. Anzi, una macchina in fiamme in Viale Miramare, mi dico a che altezza, ho detto al CEDAS. Bene, chiuso, fine, non mi chiedono il nome, il telefono, eccetera. È tempo perso. La gente ha bisogno di aiuto subito e hanno burocratizzato l'emergenza. Allora, senta, se ascoltiamo la prossima telefonata, poi noi apriremo anche un argomento che in virtù delle molte telefonate non siamo riusciti ancora a trattare. Buongiorno. Pronto?
Bruno qua. Bruno, buongiorno. Ecco, dottor, volevo dire che prima la Digi era meglio e adesso la Digi si è peggio. E quindi adesso si è peggio di quel che era prima. È logico. Se senti le lamentele, se lo senti lei che la Digi là per punto salute, no? E adesso lei da che tira in ballo il direttore là de Palmanova. E il direttore di Palmanova praticamente ha detto abbiamo in mano la situazione. Questa roba qua è stata fatta in un'ottica di razionalizzazione e dopo il gatito dobbiamo concentrarsi sui fatti più gravi. Non so cosa c'entra un pronto soccorso di concentrarsi sui fatti più gravi. Quando che un chiama il numero vuol dire che sei già in difficoltà, non che spetta, ecco, beh, tra l'altro. Allora, adesso queste notizie, no? Adesso noi sentiremo tutti i casi personali, no? Che anche dopo lei la denuncia morti, la denuncia anche quei che non si stai evidenziati, no? Ieri per televisione la ha detto sì, morti che si stati evidenziati, poi anche di quei che noi non sappiamo. Cioè, qua, allora, è questo, dottor, qua, allora, mi dico, se sei una denuncia pubblica di disservizio, mi penso che la magistratura dovessi far aprire un'indagine molto proprio, no? Senza dire, cioè questo è allarme sociale. Allora, questo allarme sociale viene raccolto dai procuratori oppure cosa facciamo? Restiamo così e aspettiamo le politiche, non so. Qual è la via ministeriale? Che adesso d'accordo denunciare, no? Giusto, lei la fa, cioè, perché se no, ecco. Però domani mattina cambia qualcosa o andiamo avanti così ancora? Allora lei ancora la continuerà a denunciare e sarà, e come che le ha detto, no? Canale 5, quell'altro, in negata la patente. Non so, cosa si aspetta per modificare la situazione? Chi ne può venire in aiuto domani mattina? Perché se un domani mattina sta male, e cosa venirà? Ah, se è morto, hanno un morto in più, conteremo i morti in avanti, non so. Cioè qua non capisco, no? Sono completamente disorientato. Grazie dottore. Prego. Ha perfettamente ragione. Io cerco di darmi da fare svelando il tutto all'opinione pubblica. Adesso io ho ricevuto, anzi la mia associazione ha ricevuto proprio nei giorni scorsi, anche in seguito agli avvisi di garanzia ai due operatori che pagano per una disorganizzazione che sicuramente non è loro responsabilità, dicevo ho ricevuto un documento fatto dagli stessi infermieri della centrale di Palmanova dove vengono, è un diario di tutti i disservizi accaduti in 3 o 4 mesi estivi, in cui vengono proprio rappresentati casi in cui ci sono stati sbagli di indirizzo con morte della persona. Ovviamente il tutto va sorvegliato, abbiamo affidato ai legali che appoggiano la nostra associazione. Io conto di rendere noto il tutto all'opinione pubblica appena che avremo ben vagliato questi fatti, perché voi mi conoscete, io parlo solo se ho riscontri oggettivi, le voci, le chiacchiere non mi interessano. A questo punto posso dire però che per esempio in Piemonte, dove ci sono verificati casi come i nostri dopo l'attivazione del 112, si è mossa la Procura della Repubblica che ha fatto un'indagine a tambur, un'indagine a larghissimo respiro, vagliando per quel che so tutte le schede del 112 da quando è partito. Io credo che se la politica non si rende conto di aver sbagliato e una volta resi conto di questo non adotta i rimedi necessari, anche qui finirà che i magistrati dovranno sostituirsi ai politici e questa purtroppo è la realtà italiana. Noi ci fermiamo per le pubblicità delle 9:30, ritorniamo tra poco con le vostre telefonate innanzitutto, che questa mattina sono molto numerose, ci ritroviamo tra poco. Direi però di...
Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, in questa mattinata in compagnia del dottor Walter Zalucar dell'Associazione Costituzione 32. Parleremo anche di un avvenimento, di un incontro, più che altro di un coro di protesta che si è avviato da pochi minuti o comunque in procinto di cominciare alla Corte dei Conti. Noi ci collegheremo più avanti nella trasmissione con Umberto Bosazzi, che sarà sul posto per spiegarci meglio di cosa si tratta. Lo anticipiamo però con lei, dottor Zalucar, anche per meglio capire poi cosa andremo a vedere dalle immagini e dal collegamento col collega. Io temo che oggi nascerà l'ennesimo scandalo della sanità regionale, perché pochi sanno che il primo di febbraio è partito l'elisoccorso notturno. Cioè, una volta l'elicottero lavorava solo di giorno con la luce e di notte no, perché di notte ci sono vari problemi per il volo dell'elicottero. Ma questo era stato, a proposito di annunci, annunciato già da un anno e mezzo, proprio da Serracchiani in pompa magna, dicendo quando i comitati si lamentavano della mancanza delle auto mediche nei vari territori, diceva: noi faremo di più, noi daremo l'elicottero anche di notte. Senza sapere che l'elicottero di notte ha delle limitazioni operative che lo rendono non solo costosissimo, ma anche controproducente ai fini del soccorso. Mentre di giorno arriva prima dell'ambulanza, di notte arriva molto più tardi dell'ambulanza. Perché? Perché l'elicottero intanto non può più atterrare, non può più stare dove stava prima all'ospedale di Udine, ma hanno dovuto, credo, spendere qualcosa come €500.000 per allestire una piazzola nella base militare di Campo Formido. Lì l'elicottero sta in un hangar. Quando arriva l'allarme, incidente stradale per esempio a Tolmezzo. A quel punto il personale che diciamo soggiorna in un posto abbastanza lontano dall'hangar deve raggiungere l'hangar, tirare fuori dall'hangar l'elicottero, quindi chiedere il piano di volo alla torre di controllo ed essere sicuro che il campo di calcio, perché hanno individuato dei campi di calcio dove farli atterrare, perché di notte non possono atterrare sul luogo dell'incidente, per ovvi motivi di sicurezza, dicevo, una volta che hanno avuto l'ok che anche il campo di calcio è stato illuminato, l'elicottero parte. Questo vuol dire che tra l'allarme e il decollo dell'elicottero sono passati dai 20 ai 30 minuti di tempo. E 20-30 minuti sono 20 minuti il tempo massimo di arrivo di un mezzo per un codice rosso. Ma andiamo avanti. L'elicottero quindi arriva sul posto, a Tolmezzo arriverà in 10-15 minuti, quindi rapidissimo, atterra sul campo di calcio e sono passati quindi decollo, arrivo sul posto, circa 35-40 minuti. Arriva l'auto, là deve esserci un'autoambulanza che raccoglie l'equipe dell'elicottero, il medico, e la porta sull'autostrada, diciamo 10-15 minuti. In pratica l'equipe sanitaria qualificata con medico, infermieri e quant'altro arriva sull'incidente circa 40-50 minuti dopo che questo è avvenuto. Quindi il malato rimane, il ferito rimane senza soccorso o con un soccorso di tipo non medico in attesa appunto dell'equipe di soccorso avanzato, dicevo rimane 40-50 minuti, ma forse anche di più. A questo punto il paziente viene stabilizzato, ci vorranno 10-20 minuti, quello che è, bisogna riportarlo al campo di calcio, quindi altri 10-15 minuti, bisogna riportarlo quindi a Udine, ma non a Udine ospedale perché lì l'elicottero non può atterrare, a Campo Formido, dove c'è un'altra ambulanza che aspetta l'elicottero e quindi il malato viene portato a, diciamo a Udine. Quindi ci vogliono almeno due ore per l'ospedalizzazione, quando una volta in meno di un'ora il malato era in ospedale. E adesso però, mi collego al comitato di protesta che fa l'esposto alla Corte dei Conti, veniamo ai costi. L'elicottero è costosissimo, ha due piloti, ha varie problematiche. Ecco, quello che è importante è sapere che nel mese di febbraio ha fatto in tutto 4 voli, visto che il costo, se volo o non volo, è di €11.000 a notte, vuol dire che questi 4 voli sono costati ciascuno €80.000.
Dottor Zalucar, io vedo pronto Umberto Bosazzi all'esterno della sede della Corte dei Conti di Viale Miramare, dunque cedo a lui la linea per raccontarci proprio quanto sta avvenendo o avverrà fra pochi minuti. A te la linea Umberto, buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno al tuo ospite, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, come dicevi, siamo in Viale Miramare, sotto la sede della Corte dei Conti regionali, e con noi il signor Claudio Polano, che è uno dei rappresentanti dei comitati della salute gemonese, che da tempo stanno protestando per quanto riguarda, appunto, credo, se non mi sbaglio, anche la chiusura del pronto soccorso, eccetera, no? E oggi presentano un esposto, come anticipava il dottor Zalucar, che riguarda appunto l'elisoccorso, ma anche fondamentalmente la solitudine, diciamo così, di Gemona per quanto riguarda la regione, per quanto riguarda il servizio sanitario regionale. Sentiamo il signor Polano quello che ci racconta. Ecco, buongiorno a tutti. Noi siamo qui oggi a presentare questo esposto alla Corte dei Conti, che ha praticamente due scopi fondamentali. Uno, segnalare il costo esorbitante dell'elisoccorso e la sua fondamentale parziale inutilità, almeno al momento, e soprattutto la solitudine, come ha detto il giornalista, del territorio gemonese, un territorio montano e pedemontano che ha visto la chiusura del pronto soccorso con la riforma sanitaria e che in cambio non ha avuto né l'automedica a Tolmezzo come previsto e con un servizio di elisoccorso che in questo momento è ancora tutto da definire. Ecco, voi dite l'automedica fondamentalmente funziona meglio e arriva prima. Ecco, esattamente, con i costi dell'elisoccorso che assommano più o meno a 4 milioni di euro all'anno si potevano fare molte automediche sul territorio regionale, in particolare sul nostro, che è un territorio montano, per raggiungere meglio e prima l'eventuale paziente o l'infortunato. In questa maniera invece si è fatta molta annuncite e purtroppo il nostro territorio è rimasto scoperto in questo servizio essenziale, in particolare il pronto soccorso che aveva l'area d'emergenza e i posti di osservazione temporanea che oggi non ci sono più. Signor Polano, è da tempo che Gemona è, sotto certi aspetti possiamo dire, sul piede di guerra contro la sanità regionale. Esattamente, noi siamo sul piede di guerra e sempre all'attacco da 22 anni. Dalla legge 13 del 95, la famigerata legge Fasola, che tolse a Gemona il punto nascita, la ginecologia e l'ostetricia. Poi la legge 17 del 2014, la riforma sanitaria sarecchiana e tedesca, ha dato il colpo di grazia alla nostra sanità, eliminando il pronto soccorso e il reparto di medicina e facendo diventare il nostro ospedale da ospedale per acuti a un ospedale distrettuale con funzioni non più per acuti. Con la consegna dell'esposto di oggi che cosa vi promettete? Ma noi chiediamo che la Corte dei Conti approfondisca i costi soprattutto del soccorso notturno, che sono esorbitanti e soprattutto non sono funzionali al sistema sanitario, visto appunto tutti i tempi e i metodi che servono per far attivare questo servizio. Secondariamente segnaliamo la necessità che il Gemona, ma non solo Gemona, il gemonese, torni ad avere il suo pronto soccorso, l'area d'emergenza e il reparto di medicina per eventuali ricoveri, cosa che oggi non ha. Non per spirito di campanile, ma perché i numeri, i circa 11.000 accessi al punto di primo intervento anche nell'ultimo anno, dati alla mano, dimostrano la necessità che questo torni a essere operativo. Segnaliamo inoltre che la nostra zona purtroppo è situata nella zona più sismica della regione, con un ospedale completamente antisismico ricostruito nel 1985 che non può diventare soltanto sede distrettuale come vuole la politica regionale. Allora, se non ci sono domande, io ricedo la linea allo studio, ringrazio i nostri ospiti. Grazie Umberto, allora buona mattinata anche a coloro i quali si sono trovati sul posto con l'esposto alla mano da presentare alla Corte dei Conti. Zalucar, lasciamo un attimo lo spazio alla prossima telefonata, che credo sia in attesa già da molto tempo, poi le chiederò un commento su quanto abbiamo appena sentito. Buongiorno. Falcone. Prego. Volevo fare l'intervento prima che c'era Scocimaro, ma va bene anche così. In due parole, due puntate fa c'era la Seracchiani, ospite di Sveglia Trieste. Ieri mattina, sì.
Sì, ma la volta prima. Ah, ok. Aveva telefonato una signora che ha detto che ha chiesto quello per la Seracchiani e non era stata accettata. A riguardo, anch'io posso confermare qualcosa del genere, chissà quante altre persone. Li vedo che c'è il signore, che se non ricordo male, qualche volta fa, ha detto che come categoria di medici avevano chiesto colloquio per varie tematiche della sanità e anche lì non erano stati ascoltati. Adesso si vede questa signora che va a chiedere il voto nei mercatini per avere appunto la possibilità di andare a Roma. Cioè mi sembra che ci vuole un bel coraggio, una bella faccia tosta per chiedere il voto adesso quando la gente poi in precedenza non veniva assolutamente calcolata. Discorso sul 112. Anche un bambino dovrebbe capire che se ci sono due chiamate la perdita di tempo è matematica. Se io chiamo Tele 4, per esempio, Tele 4 deve passarmi Ferdinando Varino, ma non è più logico che se io ho la possibilità chiamo direttamente Ferdinando Varino? Sì. In poche parole, hanno distrutto una cosa che funzionava, penso bene, sono riuscite a distruggere anche questa. Adesso chiedono il voto per che cosa? Per continuare questo lavoro. Invito gli elettori a riflettere su questo tipo di partito. Comunque, arrivederci e buona giornata a tutti. Grazie, grazie e buona giornata. Ovviamente non è una domanda, è un'affermazione, sono delle affermazioni assolutamente condivisibili. Per quanto riguarda il servizio mandato poco fa in onda, io conosco... Collegamenti di rete era. Sì, conosco questi rappresentanti dei comitati dei cittadini di Gemona, anzi devo complimentarmi con loro perché da 4 anni sono sulle barricate per difendere il loro diritto alle cure, che è stato veramente negato dalla regione. Hanno distrutto veramente, Gemona è stata massacrata. Conosco bene i problemi perché già nel 2014-2015 proprio io faccio parte di un sindacato dei medici, l'ANAO, proprio l'ANAO aveva offerto l'aiuto per cercare di opporsi. Non avremmo mai pensato di intraprendere una battaglia così dura, anche perché chiunque avrebbe pensato nel 2014-2015, la riforma è sbagliata, non si rendono conto adesso, ma quando sul campo vedranno gli errori, vedranno appunto la gente che non ha le cure, che rinuncia alle cure, la gente che non viene soccorsa, ma torneranno indietro. No, non è successo. E siamo a questo punto, anche loro, a doversi rivolgere alla magistratura. Ma voi vi rendete conto un volo dell'elicottero notturno 80.000 euro per arrivare molto più tardi dell'ambulanza? Ma sono soldi di tutti i contribuenti. E l'elisoccorso inaugurato il 1° di febbraio, cioè 30, un mese prima delle elezioni, in piena campagna elettorale. Direi quasi uno spot costato 4 milioni di euro, ma soprattutto costato ai cittadini che si sono trovati in difficoltà, tempi di soccorsi veramente indecenti. Io vi posso dire, ci sono stati 4 soccorsi in tutto il mese, uno per esempio a Maniago, persona precipitata dal 2° piano di un edificio, leggo il rapporto, la telefonata al 112 è arrivata all'1 di notte, l'arrivo del malato all'ospedale di Udine è stato alle 3:30, cioè per andare a Maniago, soccorrere il malato e portarlo a Udine, che dista 45 minuti, ci sono volute 2 ore e 30 minuti. Con l'ambulanza l'avremmo fatto in un'ora, spendendo 300-400 euro, tale il costo di un viaggio in ambulanza. Abbiamo speso 80.000 euro per far restare il malato traumatizzato grave al freddo, 1 ora ad attendere l'elicottero. Ma guardate che è qualcosa che, se non ci fossero i fatti, sembrerebbe incredibile. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, volevo segnalare al dottor al riguardo il 112. Sì. Ieri mattina mio figlio è caduto e l'abbiamo trovato qua per terra. E ho chiamato il 112. 112 mi chiedeva come, cosa, se ha rotture delle mani, se corre sangue. Poi sono passati 3 minuti, mi dice che mi chiama, mi passa il 118. 118 nuovamente, come, cosa, eccetera. E sono passati già 7 minuti.
Beh, dopo hanno detto che mi mandano l'ambulanza. L'ambulanza è venuta dopo 40 minuti e mio figlio era per terra col muso disteso, che io e mia moglie non siamo riusciti a metterlo a letto. E poi invece di cercare il numero civico nostro hanno dato un altro numero civico. E poi io ero sul cancello e ho visto questi due infermieri che non c'entrano niente della Croce Rossa. E dico, ma cosa cercate? Il numero 3 o numero 18? E no, ma numero 18, ma io sono qui il numero 3. E loro sono venuti e l'hanno portato all'ospedale, al pronto soccorso. Grazie dottor, arrivederci. Grazie, buongiorno. Purtroppo... Cioè, bisogna sentire le parole della gente che hanno chiamato, che hanno avuto bisogno del servizio. Ma voi vi pensate, cioè, il genitore che ha il figlio ferito, che gli fanno decine di domande inutili, che lo mettono in attesa, ha detto 7-8 minuti, magari fossero 5, ma una volta una chiamata del genere si sviluppava in massimo un minuto. 40 minuti per l'arrivo dell'ambulanza. Anche lì ci sono dei problemi proprio di mancanza dei mezzi. Voi pensate per esempio che con i 4 milioni di costo dell'elicottero si potrebbero avere in regione 10 auto mediche notturne sparse sul territorio che arriverebbero in 20 minuti e darebbero tra l'altro 20 posti di lavoro. Quindi, anzi di più perché bisogna calcolare il turno eccetera, darebbero 60 posti di lavoro. Ma il problema è che abbiamo un'organizzazione, una progettazione che sono assolutamente improbabili. L'elisoccorso notturno, io sfido chiunque a provare che è stato fatto per esempio una simulazione. Una simulazione vuol dire se io metto in atto, avvio un servizio del genere, voglio sapere prima quanti feriti ho di notte gravi, dove si trovano, cioè una mappa di dove succedono le cose. Puoi anche sapere, soprattutto in regione, in quante notti io non volerò, nubi basse, forte vento, eccetera, perché l'automedica va con ogni tempo, l'elicottero assolutamente no. Quindi, e l'elicottero dovrebbe essere sempre integrativo, non sostitutivo dell'auto, del mezzo con la gomma. Tant'è vero che, e questo è importante dirlo, il decreto ministeriale del Ministero della Salute 70-2015, che parla dell'elisoccorso, dice esplicitamente che bisogna avere un mezzo di soccorso avanzato, cioè un'automedica, ogni 60.000 abitanti. In regione ne abbiamo dovremmo averne 6, anzi la regione ne prevede 6, secondo lo Stato noi dovremmo averne 20. Quindi e infatti nelle Marche, Emilia Romagna, eccetera, questi sono i rapporti previsti. E dopo dice anche che l'elicottero può essere avviato, quello notturno, se si è fatto una simulazione con previsione di almeno 350 interventi all'anno. Attualmente siamo in proiezione a 40-50 interventi all'anno. Voi capite veramente lo spreco dei soldi e soprattutto... I soldi non vanno mai sprecati, ma in un momento di crisi dove la sanità soffre di definanziamento, buttare via 4 milioni di euro è, secondo me, veramente sciagurato. Allora, vediamo se ci sono altre telefonate. Aspetto un segnale. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Innanzitutto, buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo chiedere al dottore una cosa. Allora, sì. Il fatto del medici, per cambiare un medico. Per cambiare un medico si diventa pazzi, in quanto... sono tanti medici in pensione, però non li hanno più sostituiti, hanno ricaricato tutti quelli che ci sono. Ho dovuto girare per 4 giorni per trovare un medico che possa essere per me, ecco, in poche parole. Il fatto è questo, che i medici stessi hanno detto che non ce la fanno più, in quanto hanno da 1520-1500, che non riescono a stare dietro a tutti i pazienti. Noi siamo andati a finire che non abbiamo più un medico, perché se un povero medico deve stare tante ore lì a dover visitare tantissimi pazienti, tanti dicono che non sono medici, che non sono medici e poter sostituire questi. Non è vero, perché io conosco un medico che tantissimo tempo che aspetta di essere ammessa definitivamente e non fare più la sostituta. Come andiamo a finire? Noi poveri, una che sta male praticamente, come deve comportarsi? Cosa deve fare? Non possiamo essere seguiti come un paziente continuamente, in continuo. È vero che
non ci sono medici e che non ci sono più assunzioni? O anche questa è una solita cosa che sta succedendo qui a Trieste? Vi ringrazio, complimenti al dottore che è molto chiaro e si preoccupa tantissimo per tutti. Buona giornata a tutti. Buona grazie. Ecco, ringrazio per il complimento della chiarezza, perché parlare di sanità non sempre è facile e sapere di essere chiari mi rende particolarmente lieto. Allora, dicevo, ha ragione, purtroppo anche cambiare medico, cosa che una volta era, direi, routine, era facile, ormai con la burocrazia imperante, ma anche con la politica che questa regione ha fatto nei confronti dei medici, i medici sono professionisti, ma per la regione sono dei costi, sono dei numeri, non c'è la valorizzazione della professione, automaticamente il tutto si riflette sui malati che non trovano più i professionisti disponibili. Allora, io ricordo ieri ho sentito proprio Sveglia Trieste e Serracchiani, gli hanno chiesto dei CAP, dei medici, e se l'è presa con i medici di medicina generale che non vogliono andare nei CAP. Ma perché dovrebbero andare a spostarsi di ambulatorio senza avere i dati dei pazienti? I famosi fascicoli elettronici che avrebbero dovuto seguire i medici, li hanno 10 milioni di abitanti in Emilia-Romagna e in altre regioni. Da noi c'è il progetto di avere il 15% di abitanti coperti alla fine dell'anno. Ed era, credo, lo stesso progetto dell'anno scorso. Quindi siamo a un livello di disorganizzazione e di caos di cui purtroppo la signora, come tanti altri cittadini, ne devono pagare le conseguenze. E non è un caso, ne avevamo parlato qualche settimana fa, il famoso rapporto CREA sulle performance delle regioni dal punto di vista sanitario aveva visto precipitare, è un rapporto fatto dall'Università di Tor Vergata con società scientifiche, dicevo, aveva visto precipitare la nostra regione dal secondo posto in Italia come eccellenza di performance al penultimo. Ecco, ma lo riporto in questo momento perché uno dei motivi per cui siamo finiti al penultimo posto è stato proprio la difficoltà dei cittadini, o per motivi economici o per motivi burocratici, di accedere alle cure, per cui tanti cittadini devono rinunciare alle cure perché non ce la fanno o per ticket estremamente esosi o per tempi lunghissimi, perché se io devo ho un qualcosa e mi fanno l'appuntamento a un anno, automaticamente il mio diritto alle cure è negato. Cioè la signora paga la negazione che questa regione ha fatto nell'ambito di assicurare il diritto alle cure. Non c'è più diritto, ma c'è negazione del diritto. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Sono Maria Grazia. Buongiorno. Volevo segnalare anche la soppressione del call center di Trieste, cioè le prenotazioni telefoniche al CUP di Trieste. Ho dovuto ricorrere alla chiamata telefonica perché, non potendo deambulare, è logico che mi rivolgo a un numero telefonico. Sì. Risponde uno 0343, quindi penso che sia di Palmanova. Oltre a dare delle risposte inesatte, cioè, mi dicono che devo andare direttamente al CUP di Trieste e rivolgermi, ma se io chiamo, telefono, vuol dire che non posso andarci a piedi, oppure un qualsiasi farmacia che fa questo servizio, sì, che lo ritengo veramente improprio e inappropriato per un professionista farmacista. Secondo, danno delle informazioni inesatte. E quindi siamo privi di un call center di Trieste che una volta si poteva chiamare telefonicamente ed erano di una gentilezza infinita. Adesso non si può più. Cioè, è un disservizio. Inoltre, quando lei va a fare un esame, deve la risposta deve andarsela a prendere, qualche volta deve andare fino a Catinara, quindi un disagio enorme per chi deve ritirare gli esami. Invece potrebbero prima fare un call center con un numero verde, un 800 che è gratuito. Secondo, per ritirare gli esami, fare un accordo e spedirli a casa, quindi anche riservato, quindi è salvaguardata la privacy. Non far andare avanti e indietro le persone.
quando c'è una disabilità o roba del genere. Mi risponda anche su questo, per piacere. Bene, grazie. Gianluca, prego, un minuto e mezzo. Cosa vuole che risponda? Questo è un altro aspetto della disgregazione del sistema. Un sistema eccellente è andato avanti, la Giunta ha cominciato, l'attuale governo ha cominciato a mettere i presupposti per la distruzione del sistema nel 2014, il sistema quella volta era eccellente e quindi ha avuto come una nave che funziona, un abbrivio è durato, ma man mano si cominciano a perdere pezzi, al vertice sono incompetenti per mettere le pezze, perché uno che partorisce una simile riforma è già incompetente di per sé, è evidente che questi casi si andranno ormai a moltiplicare in modo esponenziale, perché ci saranno giri viziosi. Concludo solo con un ricordo. Io ricordo nel 2014, quando la Nao protestava, quando i medici già si rendevano conto di dove si sarebbe arrivati, la Serracchiani ci accusò di interessi nostri particolari e disse: noi mettiamo al centro di tutto il paziente. Ecco, le risposte sono queste. Grazie dottor Zalucar, buona giornata e dunque buon lavoro. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, tra qualche minuto. Annotato. Variante di Dignano. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia, come annunciato ad inizio mattinata, dell'onorevole Serena Pellegrino, candidata capolista al Senato nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia per Liberi Uguali. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno anche ai telespettatori. Buongiorno, ben trovata. Noi abbiamo subito una telefonata e la sentiamo. Buongiorno. Pronto? Larsen. Vediamo se abbiamo una telefonata, che non è del tutto sicuro. Pronto? No. Niente, pare che sia stata una telefonata non andata a buon fine. Senta, siamo all'ultimo giorno di campagna elettorale, anche da parte nostra come emittente. Domani c'è il silenzio politico, poi domenica si vota e dalla mezzanotte in poi, insomma anche un poco più tardi, si avranno le prime proiezioni. In queste ultime ore, secondo lei, su cosa lei come Liberi Uguali, ma in generale su cosa vuole ribadire non soltanto la sua candidatura ma anche le tematiche più importanti che si devono trattare? Io penso che il grande sconosciuto di questa campagna elettorale, tranne per Liberi Uguali, è stata la tematica ambientale. Una tematica che ho portato avanti per 5 anni come vicepresidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici e che di fatto anche in questa campagna elettorale pochissimi, per non dire quasi nessuno, tranne noi, hanno trattato questo argomento. È un argomento che riguarda tutti, perché tutti noi viviamo in questo pianeta e stiamo subendo le reazioni importanti che questo pianeta ha nei nostri confronti, nella grande violenza che noi stiamo avendo nei confronti dell'ecosistema. Vorremmo veramente rifocalizzare la nostra sopravvivenza su questa terra e come noi ci stiamo comportando e stiamo avendo con le nostre scelte, anche il più delle volte scellerate, nei confronti di chi ci sta ospitando, che a breve credo ci dia lo sfratto. E in questo, in generale, e anche il lavoro che si è fatto in Parlamento ha portato dei frutti molti. Allora guardi, io quando ho avuto approvata la legge sugli ecoreati, che porta la mia firma, ho detto vabbè, potrei anche andarmene a casa, l'ho fatto dopo 21 anni che l'Italia aspettava la legge nel codice penale sui delitti ambientali. Ho detto, è stata una conquista grandissima, un enorme risultato che possiamo dire di essere stati tra quelli che hanno contribuito ad avere questa legge. I delitti ambientali oggi è legge, possiamo metterla a frutto, la magistratura e tutti gli organi di controllo hanno una legge eccezionale per poter lavorare, che la mettessero a frutto per il bene di tutti i cittadini e di tutti noi. Allora abbiamo una telefonata, immagino. Pronto, buongiorno. Forse sì, ce l'abbiamo. Pronto? Sì, sono in linea? Sì, buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno. Due domande all'ospite, sì, che in un modo o nell'altro riguardano anche l'aspetto ambientale.
E direi proprio impropriamente, non impropriamente, proprio l'aspetto ambientale. La prima domanda è la seguente. Sì. Preso atto che il Friuli Venezia Giulia è la regione che in proporzione agli abitanti ha il maggior numero di gravissimi incidenti stradali, con morti, invalidi permanenti e feriti gravi, e quindi con costi per la società enormi, perché voi sapete che un incidente mortale può costare più di 1 milione di euro alla società, e preso inoltre atto che dalle basi statistiche della Polizia Stradale più del 75% degli incidenti è dovuto a velocità elevata, quindi alta velocità, guida pericolosa, trasgressione del codice stradale e distrazione, preso atto tutto questo, cosa ha intenzione di fare il vostro movimento politico per imporre maggiori restrizioni su questo dramma che sta avvenendo nella nostra regione? La seconda domanda è la seguente, riguarda particolarmente Trieste, ma può riguardare anche meno Gorizia, un po' di più Udine, meno Pordenone. L'inquinamento urbano è enorme, i PM10 che raggiungono tranquillamente i bronchi, i PM2,5 che penetrano gli alveoli polmonari, i composti aromatici rilasciati dai diesel e da benzina, il benzene, tutti i vari particolati del gasolio stanno inquinando e danneggiando la salute di coloro che vivono o devono lavorare in città per 10-12 ore al giorno. Cosa ha intenzione di fare il vostro movimento politico anche per questo? Grazie, buongiorno e buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata. Penso che sarà un piacere per lei trattare questi argomenti, non perché si tratta di argomenti gravi, però inerenti anche all'attività parlamentare che ha svolto. Guardi, questa telefonata mi apre il cuore, perché vuol dire che i cittadini non solo sono molto attenti, ma sono molto preparati. Perché raramente si sente parlare un cittadino di PM10, di PM2,5, di benzene, di come raggiunge il nostro corpo l'inquinamento che l'essere umano stesso ha prodotto. Raramente. Sì, è vero. In molto realtà, tecnica, come invece, io le posso garantire che girando tutta Italia ci sono molte persone che sono attente. Il problema è che i rappresentanti di queste persone non sono attente e che quando tu ti ritrovi all'interno dell'aula parlamentare a parlare di questi argomenti ti viene detto che questi sono gli argomenti del sabato e della domenica e che lunedì bisogna parlare di cose importanti come per esempio i costi della politica e tutto quello che invece apre, no, l'immigrazione, la grande problematica dell'immigrazione che non è un'emergenza, ma l'emergenza è esattamente come ha descritto il cittadino che ha telefonato un attimo fa, l'ha descritto benissimo. Come lo vogliamo risolvere noi? Prima di tutto il traffico pesante deve uscire dai nastri autostradali e dagli asfalti, deve essere utilizzata l'intermodalità. La parola intermodalità sembra una parola sconosciuta. Cosa vuol dire? Che noi utilizziamo tanti mezzi di trasporto. Per esempio abbiamo due enormi autostrade che venivano chiamate così già da metà degli anni 80 e sono le autostrade del mare, l'Adriatico e il Tirreno. Utilizziamo quelle. Nel momento in cui poi si raggiungono i porti, dai porti c'è il ferro e il ferro può essere usato molto bene perché tanti camion messi assieme che adesso stanno occupando la nostra autostrada perché bisogna fare la terza corsia, no? Perché il business degli asfalti è un business sempre molto interessante che genera un'economia, no, incredibile, ma solo per alcuni, perché i malefici che ci sono come ricadute negative di queste scelte sono su ogni cittadino. Abbiamo voluto la terza corsia perché volevamo togliere gli incidenti da quel tratto autostradale? Li stiamo incrementando, abbiamo incrementato il traffico e vuole sapere quale sarà la ricaduta successiva? Che è esattamente quello che è successo per l'autostrada che viene giù da Amaro verso Udine, che poi buona parte di quei camion esce a Gemona,
fa tutta la strada dei paesini, sì. Si infila sì. A Dignano, questo però ci tengo un attimo a precisarlo perché è una cosa accaduta proprio in questi giorni, si infila a Dignano, qualcuno conoscerà quell'imbuto mm-hmm. E poi arriva e raggiungono Porto Gruaro. Perché? Perché il pedaggio autostradale è alto. E allora ulteriore costo sui cittadini, perché lì c'è stato il costo immediato per costruire l'autostrada e poi ci saranno i costi ambientali e sociali. Che cosa sta facendo? Che cosa ha scelto di fare questa regione, questo governo di questa regione scellerato? Ha fatto una variante su Dignano di poco più di un chilometro, con una spesa enorme di 22 milioni di euro, di un tunnel che si infila sotto le case, una diga, sostanzialmente viene creata una diga tra il ponte e questo tunnel, che in area golenale, che genererà in fase di piena un'emergenza ambientale. Tant'è vero che questa settimana, dopo aver fatto molte interrogazioni parlamentari e denunce chiare e con perizie dettagliate, ho portato un esposto in questura che ha trasmesso alla Procura di Udine e mi auguro davvero che il procuratore De Nicolo prenda atto di questo esposto e sarà il mio ultimo atto di parlamentare, perché non voglio che ci siano più disastri annunciati come per esempio aveva fatto la Merlin per il Vajonte. Mm-hmm. Non dobbiamo più generare opere che siano solo utili per chi le fa. Ancora una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Ah, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, in linea lei, buongiorno, prego. Ecco, no, volevo salutare appunto anche l'ospite. E io sono Walter e vengo in linea quando mi interessa l'argomento attualmente. Sì. Ecco, no, sotto campagna elettorale naturalmente tutti promettono tutte le cose che vanno, che non vanno praticamente e che andranno quando verranno eletti, diciamo, i personaggi che appunto parlano. Sì. Io dico una cosa, no? Cioè, effettivamente l'inquinamento è un buon elemento per avere dei voti, però dopo bisogna anche mantenere le promesse. Esempio, si parla di camion, si parla di appunto dell'inquinamento, del traffico. Io invece dico una cosa, nell'ultima tornata elettorale del sindaco qua a Trieste abbiamo sentito che in 100 giorni riusciva a risolvere quantomeno il problema della ferriera, che qua a Trieste è una cosa ben saputa, insomma, no? Eccolo. A parte l'impatto ambientale, che è evidente perché se lo vede, no? Quantomeno dopo le elezioni nessuno fa finta di non vederlo più, no? Perché certo. Probabilmente lo vedono solo gli abitanti di Trieste, insomma, e anche lo inalano naturalmente. E poi la salute proprio della popolazione, no? Adesso io faccio una domanda specifica. Cosa farà questa signora appunto, proprio specificamente per Trieste e per la ferriera? Perché è possibile effettivamente, come ha detto, c'è una legge anti-inquinamento e se appunto si potrebbe applicarla, la ferriera dovrebbe comunque prendere atto e arrivare a eliminare quantomeno il problema. Grazie. Grazie, ne parliamo subito. Pellegrino, prego. Sì, allora, le mie non sono promesse elettorali. Io ho dedicato tutta un'esistenza su queste tematiche, dal momento in cui ho imboccato la strada dell'università, quando mi sono laureata in architettura con indirizzo ambientale. Per cui le denunce e gli atti si fanno dentro e fuori le istituzioni. In questi 5 anni non ho fatto promesse, mi sono battuta, ho portato a casa molti risultati, come per esempio non aver fatto il rigassificatore a Trieste. Il mio primo atto parlamentare nel 2013 è stata una mozione di denuncia contro il rigassificatore, quello cosiddetto di Zaule, ma in realtà è su Trieste. Sarebbe stata l'ennesima bomba ecologica inserita in un territorio così delicato come quello di Trieste. Peraltro poi un rigassificatore soggetto anche a, diciamo così, impatti non solo ambientali ma anche terroristici, perché un rigassificatore è veramente una bomba e un atto terroristico potrebbe tranquillamente generare una sorta di bomba di effetto catena. Esattamente, ne abbiamo calcolati 7 di effetti catena.
e siamo riusciti a bloccarlo all'inizio di questa legislatura. Abbiamo fatto la legge sugli ecoreati. Molte interrogazioni le ho fatte anche sulla Ferriera, ma vi posso garantire e assicurare che la mia commissione, che è Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, che eroga anche denaro pubblico su determinate voci di capitolo, come per esempio la voce di capitolo delle fossili, che è iper finanziata, noi finanziamo 14 miliardi su carbone, gas e petrolio. Ma non solo, noi eroghiamo una quantità di denaro enorme per l'acciaio. Abbiamo fatto 11 decreti sull'ILVA, dato 400 milioni di euro, dato addirittura l'immunità, che vuol dire che uno non risponde alla legge, per chi acquisisse la proprietà dell'ILVA. Allora, diventa prioritario l'acciaio o l'inquinamento e la salute dei cittadini? Beh, sinceramente, per me, che faccio anche l'architetto e che preferisco usare l'acciaio solo ed esclusivamente per l'intelaiatura principale e utilizzare invece materiale di bioedilizia per il resto, ecco, credo che dovremmo davvero invertire la rotta su quella voce di capitolo di produzione, che è l'acciaio. Quindi anche sulla Ferriera. Non si possono uccidere le persone per una barretta d'acciaio. Allora, io vedo pronto invece Umberto Bosazzi, sempre dalla sede della Corte dei Conti, in compagnia dell'assessore regionale alla salute, Maria Sandra Telesca. Buongiorno Umberto. Buongiorno Bernardo, buongiorno ai nostri telespettatori. In realtà siamo nella sede della Regione. Abbiamo chiesto all'assessore Telesca di uscire giusto un attimo da una riunione di giunta per una replica alla notizia che abbiamo dato prima, cioè alla presentazione di un esposto da parte dei comitati per la salute di Gemona in merito all'elisoccorso. Ma lo trovo un po' strano. L'esposto alla Procura della Corte dei Conti vuol dire che si ritiene che stiamo spendendo troppo per i servizi di elisoccorso. Devo dire che fa sorridere che in piena campagna elettorale i comitati escano con questa azione, anche perché le spese nei soccorsi si misurano rispetto anche alla maggiore sicurezza che si dà. Noi abbiamo fatto questa cosa dell'elisoccorso, è prevista in un piano dell'emergenza-urgenza che è passato in diverse sedi, che è stato compilato da un gruppo nutrito di professionisti dell'emergenza e che si rifà a quello che accade in altre regioni. Parlo per esempio dell'Emilia Romagna o la provincia di Trento, che utilizzano molto di più l'elicottero nei soccorsi diurni e anche notturno. Ora noi abbiamo aperto anche il notturno e lo stiamo facendo, ovviamente sono costi che però devono dare come beneficio la maggior sicurezza dei pazienti. Devo dire che in questo ultimo mese, che è stato attivato anche quello notturno, sono stati fatti degli interventi che hanno dato significativi risultati in termini di maggiore sicurezza e maggior velocità negli interventi, soprattutto in alcuni casi anche di bambini che sono stati trasportati al Burlo da altri luoghi della regione con l'elicottero. Quindi francamente lo trovo piuttosto inusuale che si, proprio dai comitati che ci hanno sempre accusato di tagliare le risorse in sanità, che adesso ci accusino di spendere troppo, fra l'altro su un servizio dell'emergenza dove invece le risorse devono essere ben riposte per migliorare la sicurezza dei cittadini. Ancora una cosa, assessore, i comitati denunciano una certa, come dire, sui termini ci si può sempre mettere d'accordo, diciamo così, una certa dimenticanza da parte della Regione nei confronti proprio del territorio di Gemona. Assolutamente no. Gemona è all'interno di un'azienda sanitaria che ha le strutture ospedaliere di Tolmezzo, di San Daniele, e Gemona è rimasta un'importantissima piattaforma per fare le attività di ospedale di presidio territoriale, e lì si fa tutto dei surgery di Tolmezzo e di Gemona per esempio, e si danno quei servizi territoriali di cui le persone hanno bisogno. Quindi, come abbiamo sempre detto, il sistema della sanità regionale deve avere le strutture che fanno le cose che servono ai cittadini, le cose di prossimità, mentre l'alta specialità va concentrata in poche strutture, perché chiaramente l'altissima tecnologia, per esempio di una cardiochirurgia come i trapianti, si possono fare solo in alcune strutture, e quindi è importante invece che funzioni il sistema dei trasporti in emergenza, mezzi di soccorso, elicotteri, ambulanze, tutto quello che c'è. Questa è la sanità moderna. Ringrazio l'assessore Telesca e restituisco la linea.
Grazie dunque Umberto Bosazzi, grazie all'assessore Telesca, la sede era quella della Regione, non quella della Corte dei Conti, mio errore. Ritorniamo sugli argomenti di poco fa, intanto vediamo se ci sono altre telefonate, sempre all'indirizzo del nostro ospite, l'onorevole Serena Pellegrino, candidata capolista al Senato della circoscrizione del Friuli Venezia Giulia. Con liberi uguali. Con liberi uguali, stavo arrivando, intanto mi fermo solo per prendere fiato. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Claudio. Prego. Allora, io sono un grande sognatore, mi piacerebbe vedere una classe politica più onesta che capisca di più i problemi dei cittadini. Esempio, sanità, pronto soccorso, 112, alt all'invasione di stranieri economici. Ho paura che tutto questo sia un'utopia. Forse all'inizio della democrazia, dopo la guerra, era considerato un onorevole non come casta, ma come rappresentante del popolo. Auguri. Grazie signor Claudio, più che porre una domanda ha fatto una sua considerazione su ciò che desidera, insomma, sì, dal futuro. Il signor Claudio l'ho già frequentato la scorsa volta che sono venuta, perché ha questa caratteristica di scriversi preciso una piccola cartolina, e fa bene, ha ragione, infatti le cose che dice sono totalmente condivisibili. E non è un libro dei sogni, non è un libro dei sogni, finché noi abbiamo la possibilità di apporre una crocetta e di dare forza al Parlamento piuttosto che al governo, perché il governo è un esecutivo, dobbiamo ricordarcelo, non è colui che fa le leggi, il governo dovrebbe fare le leggi solo in situazioni di emergenza. Diamo forza al Parlamento, che è la rappresentanza del popolo sovrano. L'unica cosa positiva che ha questa legge è che con l'abbassamento del quorum al 3% darà la possibilità, io l'avrei messo allo zero, come era quella dei padri costituenti, fino alla caduta del muro di Berlino noi non avevamo la soglia di soglia. Il buon Olivetti è entrato credo con 150.000 voti, e stiamo parlando di Olivetti, ed era rappresentante di magari 60.000, perché uno su 60 milioni, su 1.000 diciamo, rappresenti quei 60.000, lui è entrato con 150.000 voti e rappresentava quei 150.000 cittadini. Insomma, qualcuno di noi lo vorrebbe ancora, forse Olivetti, in Parlamento. Per cui questa legge, nonostante appunto la soglia di sbarramento, permetterà di far entrare varie compagini, perché noi non siamo o bianchi o neri. Il concetto del maggioritario semplicemente mette al governo, dà al governo la possibilità di governare e di legiferare esattamente come vogliono le multinazionali. I cittadini in questo periodo, in questi anni, sono arrabbiatissimi, non perché c'è un Parlamento che ruba, ma perché c'è un governo prepotente che fa delle scelte che prevalentemente sono fatte su altri tavoli e non su quelli delle commissioni parlamentari dove ci sono i rappresentanti dei cittadini. Faccio una domanda io prima della telefonata, proprio la soglia di sbarramento e la possibilità ai più, alle più liste che si presentano di candidare e di portare a uno o più parlamentari, non la preoccupa anche l'ingresso di eventuali schieramenti di estrema destra? No, allora, intanto che la destra sia rappresentata in Parlamento non mi deve preoccupare se c'è anche la sinistra. Quello sì. Il problema... Per bilanciare. Certo, perché siamo il nostro popolo, un popolo diversificato. Io avrei l'angoscia se ci fosse un solo colore, perché l'unico colore che non ha sfumature è il nero. Tutte le altre devono esistere nelle varie sfaccettature, perché è un contributo importante. Se tutti fossero uguali a me sarebbe il panico, va bene? Io non lo vorrei un mondo di tutti uguali a me. Però che esistano purtroppo delle frange di estrema destra, e su questo lei sa bene, perché ci siamo anche già sentiti altre volte, che inneggiano al fascismo, e sappiamo che cosa è stato il fascismo e che cosa ha prodotto. Ha prodotto le leggi razziali, ha prodotto una guerra che nessun cittadino italiano voleva, e ha distrutto un paese che era veramente, poteva essere il fiore all'occhiello dell'Europa e non solo, generando delle situazioni di razzismo e di intreccio tra le parti sociali che nessuno di noi avrebbe auspicato. Il popolo italiano non è quella cosa lì nel suo tessuto più profondo. Alimentare quella porzione di cittadini che invece continuano a volere
la rottura sociale, ecco, non è nel nostro principio, ma soprattutto non è nella nostra Costituzione. L'apologia di fascismo c'è, esiste, abbiamo fatto anche in questa legislatura una legge chiara, inequivocabile, e lo dico così forse con un po' di provocazione, ma i media che alimentano tutte queste frange non fanno un buon servizio alla società. Ancora una telefonata, sentiamo subito, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Cercherò di essere veloce, sono Fabio. Sì, prego. Allora, la cosa, parlando un attimo un piccolo flash politico, sembra ormai che la sinistra per poter vivere abbia bisogno di nominare continuamente il fascismo. Altrimenti è un po' come il cane di Puskin, no? Chiaramente, quindi sbava prima ancora da lì la polpetta. E questo ormai io credo sia, direi, oggi come oggi è estremamente antistorico, non ha più alcun senso, per cui la sinistra dovrebbe effettivamente riformarsi anche lei e incominciare a ragionare in maniera completamente diversa. A parziale discolpa la domanda l'ho posta io, se posso. Assolutamente, se posso, è così. Per onestà intellettuale la domanda l'ho posta io, quindi insomma ho indotto io il nostro ospite a parlarne. Ecco. Esattamente come si diceva prima, che sono i media che tendono ad alimentare questo argomento. Se fosse per me, sinceramente, non ne parlerei mai, perché per me non dovrebbe proprio esistere, esattamente come dice lei. Dovrebbe essere una cosa lasciata, depositata 75 anni fa nella storia e non dovrebbe più riemergere. Prego, continui pure, Fabio. Sì, grazie, scusate. Allora, io volevo dire questo. Mi sono occupato per parecchi anni di trasporto merci e di logistica. Allora, un paese per partire economicamente ha bisogno di logistica. Quando la logistica funziona, l'economia funziona. Diversamente si inchioda tutto, perché aumentano i costi. Noi vediamo oggi in maniera assurda che il chilometro zero costa più del chilometro mille, e questo è un controsenso assoluto, per cui effettivamente dobbiamo stare attenti a quello che è veramente un meccanismo logistico. Allora io dico sempre, in Italia indubbiamente i camion devono uscire dalle autostrade, dalle strade, io parlo di traffico pesante naturalmente, anche perché porta un'usura autostradale veramente eccessiva, elevata. Per cui anche lì i costi di usura autostradale ricadono sulla comunità, quindi aumentiamo i costi. E questa autostrada, ad esempio, ha l'asfalto autodrenante, ha dei costi maggiori l'asfalto autodrenante, come sappiamo, e i camion se lo mangiano. Allora, d'accordo che pagano di più, ci sono anche camionisti, purtroppo sappiamo che vadono, quindi non pagano l'autostrada, ma insomma spero che questo numero verrà sempre via via, sempre maggiormente ridotto, certo. Però effettivamente questo è un problema anche molto serio, quindi di usura dell'autostrada stessa. Se noi, io faccio spesso il tratto, diciamo, Falcone, San Giorgio di Nogaro e via di lì, molte volte trovo i camion di brame, conosciamo tutti le brame, che cosa sono, io credo se ne è parlato tantissimo in questi ultimi anni. Allora, camion di brame non dovrebbero neanche circolare in strada, esiste trasporto navale, che non si fa. Bravissimo. Perché di fatto è fatto pochissimo. Bravissimo. Perché i laminatoi sono a San Giorgio di Nogaro, ce ne sono due o tre se non sbaglio, sì. No? E quel traffico lì deve essere fatto esclusivamente via nave, punto. Esatto. C'è poco da fare, perché i camion effettivamente sono veramente un problema. Vediamo, possono causare incidenti, si ribaltano, vanno addirittura in eccezionale, cioè voglio dire, diventa veramente un problema. Allora, in più, altra cosa che l'Italia dovrebbe cominciare a far ripartire è il sistema rolla. Rolla vuol dire camion su treno, che possono andare anche all'estero. Si capiva bene, no? La parola. Sì, prego, prego. Ecco, e quindi chiaramente questo è un altro meccanismo, a mio parere, importante per togliere il camion a strada. Usiamo anche i treni. Si caricano su, rolla, tac, e vanno all'estero, vanno in Germania, o dove devono andare. Più, altra piccola parentesi, nella nostra regione non si parla mai di air cargo, si parla pochissimo. Di? Air cargo è un altro settore fantastico di traffico merci, è oltretutto un settore ricchissimo, porta un sacco di ricchezza per un settore di nicchia e quindi molto costoso. Ecco, vi ringrazio e buona giornata. Grazie. Beh, chiarita la prima parte di cui mi sono fatto colpevole, sì, frustandomi all'indietro. sì, perché è quello che ho detto prima. Io ho parlato di estreme destre, se posso. Sì, certo, poi... però basta, vuol dire, lo dice la Costituzione, abbiamo fatto una legge, basta. Il problema rimane che se c'è una amministrazione comunale che ti ospita la decima massa e ti legittima fuori delle manifestazioni fasciste, è evidente che dall'altra parte ci deve essere qualcuno che ribadisca che la Costituzione prevede che ci sia apologia di fascismo. Punto.
punto, ci sono un miliardo di altre cose da risolvere, esattamente come ha espresso in questo momento questo ascoltatore, che mi pare assolutamente un esperto di logistica, molto più esperto di me, dettagliato. Io ho fatto un po' di esami di economia di trasporti e di infrastrutture, quindi insomma un po' di la materia, esperienza alla materia, alla mastico, certamente non tanto quanto ci vive di quello e fa del suo lavoro appunto la sua vita. La logistica è importante, lui ha detto, se non c'è la logistica non parte l'economia. C'è un rischio però, che la logistica deve essere necessaria tanto quanto è utile per i cittadini. Noi oggi ci troviamo in una situazione in cui l'economia dei petroli è assolutamente prevalente all'economia domestica, ovvero all'economia del cittadino, a quello che mi necessita. E allora si gonfia la logistica e si fanno dei trasporti assolutamente eccessivi. E di solito la esprimo così: ha più valore il cargo dei consumi del petrolio di una nave di quanto invece abbia valore il cargo stesso. Sì, diciamo, sì, certo. Ecco, la banana che mi viene dal Sud America ha un valore pari a 0,00001, con un'infinità incredibile di zeri. Il petrolio che metto dentro per portare la nave da lì a qua, dal punto di vista economico, strettamente economico, che poi è legato sostanzialmente al business dell'economia internazionale, ha molto più valore. Per cui noi dobbiamo mantenere in piedi la macchina della produzione e dei consumi dei petroli, perché è una voce importante dell'economia internazionale. Io penso invece che la voce importante prima dell'economia internazionale deve essere l'acqua e il cibo, che sono i primi argomenti per la sopravvivenza dell'essere umano. Poi abbiamo aria, terra, fuoco, le energie. Le energie devono essere diversificate, perché noi non possiamo pensare di tornare alla candela, ma se facciamo la diversificazione anche della produzione e dei consumi energetici, esattamente come della logistica, perché se noi utilizziamo l'intermodalità, guardate, è stato fatto a Cervignano un centro enorme per una regione piccolissima, ma che poteva essere veramente lo snodo di tutta l'intermodalità che proviene dall'est, perché nel momento in cui noi abbiamo delocalizzato il grosso del nostro comparto industriale, l'abbiamo delocalizzato all'est, l'abbiamo visto noi sulla nostra pelle, sulla nostra piccola microscopica regione, che non ha lasciato nessuna ricchezza sulla regione, e noi abbiamo dovuto cedere patrimonio di suolo perché tutta la produzione dell'est potesse entrare dentro lo stivale. Noi siamo solo stati terra di passaggio e abbiamo ceduto ricchezza senza avere sostanzialmente niente. Abbiamo un porto qui nella nostra regione importantissimo come quello di Trieste, bisogna utilizzarlo, come diceva bene il telespettatore, per le logistiche e il trasporto via mare. È sottodimensionato il trasporto sull'Adriatico e quello sul Tirreno. E l'avevano fatto chi ci ha preceduto un bel po' di secoli fa, c'erano le repubbliche marinare. Altro che... Loro cooperavano perfettamente via mare e via acqua. Noi oggi ci siamo inventati, anziché i corsi navali, siamo inventati i corsi autostradali. Guardate che gli asfalti generano una ricchezza per pochi incredibile. Nessuno vuole ammetterlo, a parte alcuni, appunto come la sottoscritta, perché gli utili che si fanno mettendo giù un nastro stradale sono tantissimi. Se noi invece facessimo la messa così in bellezza dei nostri centri storici, gli utili, per così spiccioli, non sarebbero tantissimi nell'immediato, ma ci sarebbe una ricaduta incredibile nel volano dell'edilizia e per i nostri cittadini. Ancora una telefonata, chiedo scusa da capo, ancora una telefonata, pronto, buongiorno. E buongiorno Boris. Buongiorno Boris. Un saluto a lei e alla sua ospite. Grazie, prego, ci dica. Ecco, volevo chiedere alla signora se la poteva dare un commento su quella maestra che abbiamo visto per televisione, che la si è espresso in quella maniera incresciosa e che la sia a scuola che la insegna ai nostri bambini.
Questo è uno, se sarebbe il caso di allontanare una persona del genere, questa è una domanda. E la seconda, in questi giorni che abbiamo visto che disastro che c'è con le ferrovie in tutta l'Italia, se non sarebbe il caso di allontanare queste persone che sono ai vertici delle ferrovie, che sono altamente incompetenti, perché in tutto il resto del mondo ga ghiaccio, ga freddo, ga neve, eppure tutto funziona, solo qua da noi resta l'Italia bloccata per 20 cm di neve. Grazie tante, l'ascolto per televisione. Signora, complimenti, la prosegui così. Boris. Grazie Boris, grazie, prego. È veramente una malattia italiana questa. Quale? Quella che quando qualcuno è a capo di una grande azienda, anche a grosso capitale pubblico, e fa grossi danni, per mandarla via la strapaghiamo. Ah, ok, certo. E dopo, sì, una liquidazione, sì, diciamo forzata. E dopo qualche anno, incredibilmente, te la ritrovi su un altro banco. O candidata a qualche parte. Ma candidata magari più difficile, però te la ritrovi da un'altra parte. Ecco, questa è, ha ragione il telespettatore, una caratteristica, ai noi, tutta italiana. Tutta italiana. E dovremmo avere il coraggio di far pagare a chi fa i danni e non dargli grosse liquidazioni. Sulla questione della maestra che insulta gli agenti, io mi sento rappresentante di tutti i cittadini italiani, di tutti quelli che sono offesi. Il problema dell'offesa è un problema grosso in Italia, che non deve essere però scambiato con la denuncia, perché ci sono alcune persone che offendono e ci sono delle persone invece che denunciano. E le forze di polizia nel nostro paese sono sottodimensionate, gli organi di controllo sono sottodimensionati, sono sottopagati e spesso anche vituperati. Forse posso citare Pasolini. Pasolini 40 anni fa, 50 anni fa, prendeva le parti di tutte le persone deboli, di tutte le fasce deboli del nostro paese, di qualsiasi apparato istituzionale fossero. Si è anche preso degli insulti per aver fatto questo. Io penso che seguire la strada di Pasolini sia un obbligo per noi, non prendere le parti di una determinata, di un determinato strato sociale o di un censo sociale per definizione, ma riuscire a riarmonizzare, rimettere in equilibrio la nostra società. In questo mondo che ci vuole competitivi e quindi che dobbiamo, per esistere, dobbiamo entrare in conflitto con quello che ci sta vicino, penso che faccia soltanto un grande regalo a chi vuole essere sovrano di tutta la nostra dimensione internazionale. Senta, le leggo una mail, saluto il conduttore e la senatrice Pellegrino, visto che non si è batte... senatrice, speriamo che lo diventi. Ecco, beh, è già un auspicio, diciamo, questa mail. Ma sa cosa, le dico una cosa curiosa, uscita, sì, piccola, sì, piccolo aneddoto. Per 5 anni io sono sempre stata dentro alla Camera, e quindi un deputato. Lei era candidata con SEL? Anzi, una deputata, un po' di... no? Come vuole, come si dovrebbe declinare, sì, correttamente. Da nord a sud, qualsiasi organo di stampa mi ha sempre chiamato senatrice. Allora ho pensato, vuoi perché magari ho il ciuffo bianco, vuoi perché mi vogliono far fuori, perché volevano far fuori il Senato. E a questo punto però sono candidata al Senato e speriamo, auspichiamo a questo punto che... Questa volta l'appellativo magari sarà quello giusto. L'appellativo sia quello giusto. Continuo con la lettura, dunque saluto entrambi, visto che è deputata... si batte per l'ambiente, le chiedo cosa ne pensa dell'amianto usato in gran lunga in Friuli Venezia Giulia, in particolare nel porto di Trieste. Certo. In questi giorni i mass media hanno comunicato che il processo amianto 1 è stato confermato in Cassazione a Gorizia, un riconoscimento dunque alla validità e alla tenuta di quanto sostenuto dalla magistratura goriziana e triestina. Su tutto la riaffermazione definitiva della responsabilità penale del diritto di giustizia per le vittime dell'amianto e delle loro famiglie. Ringrazio Graziella. Graziella, sì, grazie. Graziella. Vedo il suo nome scritto, la ringrazio. Allora, posso dire una cosa incredibile. In questi anni che appunto mi sono battuta per la difesa della nostra, io la chiamo così, la nostra madre terra e dei suoi ospiti,
esseri umani, esseri animali, esseri vegetali, che se sono in armonia con le leggi armoniche di Madre Terra, riusciamo a sopravvivere. Nel momento in cui noi entriamo in conflitto con le leggi ecosistemiche, prima o poi Madre Terra ce la fa pagare, perché quelle leggi non sono emendabili, non sono derogabili, e la sanzione te la fanno pagare. E non è una sanzione amministrativa che gli dici, sai Madre Terra, ti pago 100.000 euro e tu mi fai continuare a sopravvivere. No, non è neanche penale per cui ti dà la galera, ti dà lo sfratto, ti dice vai via, tu mi sei pesante. Ecco, quando abbiamo fatto negli ultimi 50 anni, anche qualcosa di più, diciamo all'inizio del secolo scorso, io la declino così, l'essere umano quando si è inventato il cemento armato, è stato convinto di poter superare qualsiasi norma della Terra, è onnipotente per sempre, e ha fatto una serie di scelte che sono andate in linea contraria rispetto alla legge armonica di Madre Terra. Una di queste è l'utilizzo dell'amianto. Noi stiamo continuando a piangere vittime dell'amianto, non solo qua nella nostra regione, che ha decimato le famiglie, perché noi abbiamo dato un ruolo anche dal punto di vista della legge su chi lavorava l'amianto, ma chi andava a lavare le tute di questi operai, ed erano le loro mogli, le loro donne, si respiravano le polveri dell'amianto del marito, che già faceva una fatica enorme a portarsi a casa quello stipendio. E noi ci siamo ritrovati, e lo dico con criticità dalla mia parte politica, che abbiamo accettato e tollerato delle scelte che non erano di competenza di quella parte politica che difendeva gli operai, ma di chi faceva le scelte industriali, e che in nome di uno stipendio e forse anche di una casa, perché a Monfalcone gli davano anche l'abitazione, no? E quindi quando tu hai una casa e uno stipendio, viva Dio, sei capace di accettare qualsiasi cosa. E invece dovevamo puntare sulla qualità del lavoro. E noi non dovevamo pensare di costruire una città come quella di Monfalcone, che sì ha dato un po' di ricchezza, ma che oggi buona parte di quelle fabbriche sono diventate una voce di bilancio di multinazionali che stanno dall'altra parte dell'oceano, e che nel momento in cui quella voce di bilancio è in deficit, vabbè, se ci sono 400 famiglie dietro che magari si sono anche ammalate per poterti dare a te un po' di profitto, tu le cancelli. Oh sì, 400. La ITO, avete presente? Come che no? Io sono ancora in attesa della risposta da parte del Ministero che mi dica che cosa dobbiamo fare di tutte quelle famiglie. E se ci capita che qualcuno si arrabbi e dica io voglio la qualità del mio lavoro, come è successo per lavarsila, no? Sasha Colautti, se come lo ricorda. No? Sì, io mi sono fatta fuori perché certo. Gli avevano dato il trasferimento a Taranto. Benissimo. Se non sbaglio. Io mi sono fatta un'interpellanza urgente in aula, in cui poi alla fine il Ministero mi ha dato ragione. Oppure quei quattro di Fincantieri, se li ricorda, sì, che si erano addormentati nel momento della pausa. Tu non puoi dormire 5 minuti neanche durante la tua pausa in una società che è a maggior parte capitale pubblico. Allora dobbiamo cominciare a dire. La difesa della qualità del lavoro, la qualità del lavoro, che il lavoro sia giustamente pagato, perché l'articolo 36 della Costituzione è ancora vigente fino a prova contraria, quindi deve esserci la giusta remunerazione, non ci deve essere l'approfitto, perché io lo chiamo così, il profitto ormai si è trasformato in approfitto sulla pelle delle risorse dei cittadini, tanto è vero che si sono trasformati negli uffici. No? Una volta si chiamavano ufficio personale, oggi si chiamano ufficio risorse umane, nella voce al pari dell'acciaio, dell'amianto e di tutto quello che c'è nelle voci materiali. No, la voce lavoro deve ritornare a essere un capitale vero, irrinunciabile, e il primo articolo della Costituzione deve essere sancito costantemente. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno, sono io? Sì, buongiorno, prego. Allora, sono Livio, parlo da Servole, capite i problemi? Sono praticamente, immagino, ecco, bene. Io mi riferisco alla legge che lei parla, che è stata fatta al governo.
Quella sugli ecoreati? Sì. Difatti, cioè, praticamente è stata spianata da una piccola parolina che è stata aggiunta in ultimo. Ha ragione. No? Lei sa benissimo che praticamente dà la garanzia a tutte le fonderie, tutti quelli che fanno prodotti petroliferi, tutto, di essere esentati da quella legge, perché basta che gli siano dati dell'AIA e questi sono praticamente autorizzati a inquinare. Ha ragione. Allora la legge è stata spianata per loro. Nel disegno di legge quella parolina non c'era. Non c'era. L'hanno aggiunta nel momento ad hoc proprio, no? Per salvaguardare sempre quelli. Esatto. Noi poveri popolani, l'importante è che paghiamo le tasse. La ringrazio, buona giornata. Grazie. Spunto di riflessione non indifferente. No, guardi, devo dire che oggi le telefonate sono tutte interessantissime. Allora, la racconto in modo molto, molto semplice. Noi abbiamo fatto tre proposte di legge, era una mia prima firma, una firma di Realacci e una firma di Micillo, Sinistra Italiana, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Abbiamo creato, fatto un testo unificato. Di questo testo unificato poi l'abbiamo portato in discussione, in commissione. In commissione ne è uscito fuori un bel testo di legge, un bel testo di legge. Quando l'abbiamo portato poi in discussione in aula, nella prima lettura, incredibilmente è passato. È arrivato al Senato e il Senato si è accorto che avevamo fatto una legge che davvero mandava in galera gli inquinatori, come succede nel resto del mondo, perché solo in Italia gli inquinatori non pagavano e pagavano i cittadini con la loro salute e le ricadute ambientali e non solo, anche ricadute pecuniarie, perché questi inquinatori prendono denaro dallo Stato e vengono trasmessi perché magari sotto il ricatto occupazionale, no, vengono erogati dei denari. Bene, arriva al Senato e c'è il blocco. Il Senato non ci fa camminare questa legge e avevamo compreso che avevamo davvero fatto una buona legge. Ma vi posso assicurare purtroppo che scrivere una buona legge è molto più facile che farsi approvare una buona legge, perché ci sono degli interessi pesanti e, come dicevo prima, il Parlamento e il Governo entrano spessissimo in conflitto, perché le due committenze, passatemi questa parola che forse mi viene facile, che è il mio vocabolario, la committenza dei parlamentari sono i cittadini, la committenza del Governo sono i cosiddetti poteri forti. I poteri forti sono le multinazionali, che detengono il mercato nazionale e internazionale e hanno un peso enorme. Vi faccio solo un esempio banale. Noi abbiamo avuto la discussione della legge di riforma sui parchi per ottenere da parte della sottoscritta e una piccolissima porzione di parlamentari che il direttore e il presidente di un parco, quindi di un parco nazionale, il nostro patrimonio, il nostro polmone, quello che ci tiene in vita, 11% abbiamo soltanto di quel patrimonio lì, che avesse anche competenze ambientali, non solo economiche, perché un parco non può essere messo a reddito, perché il reddito di un parco è prima di tutto la sua capacità polmonare di tenerci in vita. Bene, volevo che avesse anche capacità ambientali, va bene? Competenze ambientali, come dire che se io vado a farmi operare da un chirurgo, no, deve essere uno che sa fare economia, risparmio del macchinario, no, mi deve far sopravvivere. Bene, per ottenere da economico o ambientale, togliere la O e mettere la virgola, ho impiegato 3 anni. Però. ENI, per poter fare ulteriori pozzi petroliferi in Valdagri, nella Basilicata, che è più ricca d'acqua che di petrolio, ha impiegato una notte. 3 righe gli sono state dedicate per poter fare ulteriori... Due pesi, due misure. Capiamoci, quindi... Dove sta, no, il vero potere? Sta nel governo. Io il governissimo non lo voglio, il grande potere del governo non lo voglio. Voglio potere parlamentare per il bene dei cittadini. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime battute di trasmissione. In 30 secondi io domando all'onorevole Pellegrino perché votare Liberi Uguali? Perché votare Liberi Uguali
dice che il re è nudo ed è il motivo per cui buona parte dei media ci oscurano, perché gridare che il re è nudo è al re dà un grandissimo fastidio e vogliamo mettere i gangli a questi che stanno usurpando la cittadinanza, stanno usurpando la forza del popolo sovrano all'interno delle istituzioni e anche fuori le istituzioni. Ricordiamoci che le due cariche più importanti dello Stato, Presidente del Senato e Presidente della Camera, hanno deciso di porsi fuori da quella compagine politica che si è asservita e si è piegata quotidianamente alla volontà di questi poteri delle multinazionali, che ricordatevi bene, loro non si mettono in competitività. Bayer e Monsanto si sono alleate, la competizione la vogliono solo tra i medi e i piccoli, le piccole realtà e i piccoli cittadini. Grazie onorevole Pellegrino, lei la ritroveremo stasera a Ring, questa sera sì, alle 21, in compagnia di altri ospiti, fra cui Federica, Rizzetto e altri, Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle e altri. E noi ci fermiamo, grazie ancora per averci seguito, una buona giornata, arrivederci.